Va ora in onda Amore Azzurro, in collaborazione con Calcionapoli 1926.it. Amore Azzurro è offerto da Poldo Takeaway Pub, via delle Pomeo 430 e in via Giulio Cesare 85. Carpe Diem Metro Pizza. Carpe Diem, cogli l'attimo. Lama Optical, dal 1977, la soddisfazione del cliente per la crescita del gruppo. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per... e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 1367, aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away il pub! Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Dal lunedì al mercoledì, stessa qualità, a prezzi più bassi. Da Carpe Diem, un metro di pizza margherita, più 20 pezzi di frittura, più una Pepsi da un litro e mezzo, a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti. 12 euro. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura, in via Montagna Spaccata 427, telefono 081 726 0478 ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano, telefono 081 509 66 54, consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo, quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. In tutti gli store Lama Optical si festeggiano i 40 anni di attività. Cosa vi aspetta? L'acquisto di occhiali completi di lenti progressive 100% made in Italy a soli 80 euro e tantissime altre imperdibili offerte. D'altronde, chi ci conosce lo sa, da Lama Optical il tempo passa, ma le promozioni no. Scopri i nostri punti vendita e visita il nostro shop online su www.lamaoptical.it. Attenzione, Mertens, 1-2, Hamsik, rete, rete, stavolta non sbaglia Hamsik, 1-1, esplode il San Paolo. 1-2, Insigne cerca il pallonetto, rete, rete incredibile, capolavoro al Bernabeu, Napoli in vantaggio. Ancora Mertens! Non è vero! Fa crollare il San Paolo col cucchiaione, poker di Mertens, mamma mia! E sette in una settimana! Sette gol in sette in una settimana! Così che parliamo! Fermatelo! Padre di Dio! Fermatelo! Radio Amore presenta Amore Azzurro, interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli, il campionato di Serie A, la Europa League, la Serie B e tanto altro. Conduce in studio Lello Delgro, in collaborazione con Calcionapoli 1926.it. E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore. Insomma, stavo dicendo un'altra emittente che, ahimè, è stata tagliata, insomma. Tutto confluisce, Radio Amore Campania. Buongiorno a tutti da Lello Delgro. Comincia un'altra avventura di sabato mattina dalle 11 alle 13. Questo nostro programma, oramai in onda da un bel po' di anni, insomma, Amore Azzurro. L'amore azzurro, il nome dice tutto, è l'amore che noi abbiamo verso i colori azzurri, quelli della nostra squadra del cuore del Napoli, chiaramente. E quest'anno, mai come quest'anno, sono ben riposti questi nostri, questo, è ben riposto questo nostro amore, insomma. Speriamo veramente che a termine di questo campionato potremo così festeggiare qualcosa di veramente veramente importante. E allora riprende il campionato dopo un meraviglioso mercato da parte del Napoli, insomma, scusate il sarcasmo, però insomma è stata grossa la delusione di non aver visto nessuno degli acquisti che si erano prospettati, insomma, arrivare qui a Napoli. Ma ne parliamo chiaramente tra poco con il nostro ospite, quello che ci fa compagnia
di solito il sabato mattina dall'inizio di questa stagione, e se dalla regia lo vanno a chiamare, insomma lo vedo tutto impegnato stamattina, un po' di tempo che non è in regia, e allora stamattina sta cercando di rimettere tutto a posto secondo i suoi dogmi, secondo le sue esigenze. Parlo di Daniele Romano, che è al di là del vetro e che saluto. E allora dicevo, insomma, parte tutto un mercato veramente così deficitario da parte del Napoli, non c'è stato nulla o pressoché nulla, un paio di calciatori insomma poco conosciuti che speriamo insomma potranno dare il loro contributo in futuro, ma diciamo di subito non c'è nulla, non è arrivato nulla di quelli lì, come si suol dire, pronti. E allora saluto e ringrazio di essere con noi come al solito Luca Cirillo. Ciao Luca, buongiorno. Ciao Lello, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. E allora grazie come al solito di essere qui con noi. Luca, parlavo di questo spettacolare mercato del Napoli, insomma abbiamo preso, è venuto insomma Cristiano Ronaldo, Messi viene a giugno, ha firmato già ma viene a giugno, sì. E quindi no, ma ti risponderei Mahach, però tu potresti equivocare. No, io allora ti dico Mashash, esatto, perché Mashash, la pronuncia è quella. Sì, ho visto, perché io non sono un esperto in francese, però diciamo su Google ho visto che la pronuncia è Mashash, quindi parliamo bene, cerchiamo di non dire parolacce in programma. Però in certi casi quando si manda a quel paese qualcuno bisogna cambiare. No, scherzi a parte, insomma è vero che il Napoli è una squadra forte, così come sì, ha detto il nostro presidente, è vero tutto quello, è vero che stanno per rientrare Goulam e Milik, però è anche vero insomma che se si voleva giocare su due fronti c'era bisogno di dare un ricambio ai nostri quantomeno attaccanti, ed è lì il problema di fondo. Sì, ma a me fanno ridere coloro che sono in servizio permanente come legali di De Laurentiis, perché lo difendono a spada tratta ogni cosa faccia, anche le cose più assurde. A me sinceramente, ti dico la verità, questo mercato è scivolato addosso in maniera anche abbastanza veloce, a prescindere poi dalle tempistiche naturali del calciomercato. Io non mi aspettavo francamente si potessero fare operazioni eclatanti, perché diciamola tutta, il Napoli aveva bisogno di un terzino a dicembre, perché ovviamente quando si è fatto male Goulam si pensava che il Napoli dovesse accelerare per il terzino. Si era puntato Versalico, si era puntato lo stesso giocatore Grimaldo del Benfica e tante altre operazioni come Darmian, che si vedeva potessero essere futuribili, perché chiaramente il Napoli deve pensare anche al futuro. Certo. E quindi sapevo che non sarebbe arrivato né Versalico né Darmian e né lo stesso Grimaldo, quindi non ci ho fatto proprio affidamento. Mm-hmm. Per quanto riguarda il ruolo più effettivamente scoperto, che era l'esterno d'attacco e anche l'attaccante, io pensavo ci potessero essere margini per un'operazione simpatia, Quagliarella. Forse era quello il calciatore che più di ogni altro serviva per completare il pacchetto offensivo, perché è un calciatore che aveva sicuramente voglia di dare una mano alla causa dopo tutto quello che è accaduto, è un calciatore che può adattarsi benissimo sugli esterni anche se non ti dà copertura, ma è un calciatore che qualitativamente e tecnicamente ti dà la quadratura del cerchio, lo puoi sfruttare in qualsiasi modo, quindi, e poi è il piede caldissimo, è in una forma straordinaria. Detto questo, Younes, mi fanno sorridere un pochino le dichiarazioni del presidente quando dice che fa capire che ci potrebbe essere addirittura il Bayern Monaco dietro il no di Younes, ed è una cosa assurda perché cita anche l'ECA, l'European Club Association, di cui De Laurentiis è chairman del marketing e della comunicazione, quindi di cosa stiamo parlando? Non riesco a capire perché De Laurentiis adesso parla di dietrologismi, di complotti. Si tratta semplicemente di una società, il Napoli, che evidentemente non ha la forza e il potere di poter fare delle operazioni di mercato a prescindere dai soldi, perché tu puoi anche mettere tanti soldi sul tavolo, sulla scrivania, però se non hai buoni rapporti con gli altri club, se non sei ben visto, effettivamente risulta difficile chiudere le operazioni. Il Sassuolo ha praticamente fatto, si è preso gioco del Napoli, ed è questa la cosa che praticamente dà più fastidio delle altre, perché poi ridursi alla fine a pensare di poter prendere Politano dal Sassuolo mi sembra una cosa abbastanza assurda. Abbiamo dei problemi di linea, mi sembra. Se vuoi ti richiamiamo sul mobile. No, possiamo andare avanti, ok. Senti,
Io per la verità vorrei tralasciare un attimo questa situazione perché effettivamente è stata molto molto imbarazzante. Passerei al terreno di gioco, passerei all'impegno di domani. Tra l'altro andiamo ad incontrare una squadra che ha cambiato l'allenatore diciamo un paio di mesi fa, più o meno un mesetto e mezzo fa, sì. E però ha cambiato anche, ha portato la bellezza di 8 giocatori nuovi e alcuni sono anche di un buon livello, anche se per esempio Sagnà, che ha sì. giocato con l'Arsenal per tanto tempo, insomma è sul viale del tramonto, siamo d'accordo, ma comunque è un calciatore anche con il Manchester City, bravo, è un calciatore di esperienza, ecco, certo, voglio dire, certo, assolutamente sì, è un Benevento che sicuramente vorrà fare bella figura contro il Napoli, è una squadra sicuramente rivoluzionata, forse il Benevento è la squadra che più delle altre stranamente ha fatto la sì. da padrona su questo mercato, perché effettivamente colpi eclatanti non ce ne sono. Leggevo poi un approfondimento del Corriere della Sera dove diceva che il colpo più eclatante di questo mercato è il ritorno di Zemaili al Bologna, quindi siamo proprio alla frutta di questo ciclo del calcio italiano, che è iniziato con questa dolente sconfitta della nazionale, poi sta proseguendo con questa diatriba della federazione che non riesce ad eleggere il presidente. Ma quantomeno hanno buttato le basi per un commissario decente con due vice commissari, sì, che dovrebbero... Però Contavecchio che si sta riciclando come presidente della Lega, quindi siamo proprio a un punto minimo, forse il punto più basso del calcio italiano della sua storia. Quindi pensare che il mercato possa essere stato terreno fertile per dare la possibilità al Benevento di togliersi gli schiaffi dalla faccia dopo le brutte figure di questo girone d'andata mi fa un po' sorridere, però effettivamente un Benevento che dopo il risultato rotondo, per non dire altro, dell'andata penso che vorrà creare non pochi fastidi al Napoli. E ne parlavo con dei colleghi ieri, mi è sembrato un po' strana, e ti invito a riflettere anche su questo, il mancato giallo a Jorginho, perché domani Jorginho, se dovesse giocare come io credo, giocherà in diffida e rischia di saltare la partita con la Lazio, quindi ci sono molti elementi di... Ma dobbiamo vedere, è probabile pure che il nostro caro Sarri lo sa. Il turno di stop e farà giocare di Avarà. Penso che non dovrebbe avere difficoltà di Avarà a giocare contro il Benevento, insomma contro il centrocampo del Benevento. Senti, ritorniamo un attimo anche a quelli che sono poi le motivazioni per cui il Napoli non riesce a oltre alle amicizie e con le altre squadre, oltre ai rapporti, ma non c'è la società di fondo, cioè manca un direttore generale, manca un direttore certo. sportivo, non c'è un'organizzazione. Io so per certo, perché è così, che le altre squadre, diciamo quelle importanti, quando comincia il mercato hanno già gettato le basi per gli acquisti, quindi quando si apre effettivamente il mercato già si sa dove si deve andare e che cosa bisogna fare. Non si può, come è successo col Napoli, aprire il mercato con questa querelle verdi che è durata 2 settimane, insomma, senza avere la certezza che il calciatore volesse venire qui a Napoli. Ma guarda che c'è un'intervista fatta a Simone Verdi da Sky a dicembre, dove lui dice con certezza che non si sarebbe mosso. È vero. Io però non il ci sarei mai più andato su Verdi, non ci sarei mai più andato su Verdi, perché quando un giocatore ha deciso di completare l'anno di crescita, che poi crescita, parliamo di un giocatore di 26 anni che deve ancora crescere, è una cosa abbastanza ridicola. Infatti. Io non ci sarei proprio andato più, non avrei perso tempo. E allora, se c'era la reale volontà di prendere Politano, bisognava andarci subito su Politano, perché poi effettivamente, se andiamo a fare le somme dei valori assoluti, io credo che tra Politano e Verdi non ci sia questa enorme differenza, al di là poi delle caratteristiche, perché magari Verdi può agire anche da trequartista mentre Politano no, però non credo che sia quella la differenza effettiva. Poi ci devono spiegare il motivo per il quale chiudono l'accordo con Deulofeu e poi viene fuori che Sarri Deulofeu non lo vuole, quindi è tutta una cosa, come dicevi tu, è una mancanza di figure dirigenziali che danno poi delle carenze sul piano della comunicazione, perché certo. quando mancano i filtri anche i tifosi poi sono spaesati, come dicono anche decani del giornalismo. È fondamentale, soprattutto quando ci sono convulse situazioni come queste, andare davanti poi ai microfoni e far capire effettivamente quello che sta succedendo. Non è che poi metti la società alla berlina e poi alla fine del mercato, dopo che tutto ti va male, cominci a gridare ai complotti, cominci a dire che ci sono degli assi di mercato tra Juventus e Bayern Monaco. Addirittura adesso si pare che Younes
sia finito nel mirino del Bayern Monaco, ma se è un calciatore così forte da meritare le attenzioni del più forte club tedesco, allora fai di tutto per portarlo subito a Napoli, posa questi famosi 5 milioni di euro nelle casse dell'Ajax come indennizzo e non aspetti giugno, quando poi il calciatore arriverà a parametro zero. Che poi da questo punto di vista il Napoli sia granitico l'ha dimostrato sempre, perché sul versante dei contratti il Napoli si farà rispettare, perché Younes ha firmato già un contratto con il Napoli, quindi da questo punto di vista siamo coperti. Però perché poi arrivare a dover dire che è stato il Bayern Monaco d'accordo con la Juventus ad impedire al Napoli di rinforzarsi? Mi sembra una forzatura eccessiva. Ed è questo che poi alla fine ti fa capire che effettivamente il famoso tanto rumore per nulla shakespeariano dovrebbe essere poi l'insegnamento madre di tutte queste sessioni di calciomercato, dove il Napoli effettivamente negli ultimi tempi, soprattutto a gennaio, non è che abbia quagliato molto. Andiamo avanti. È chiaro che aver perso, tra l'altro, non aver acquistato nessuno, ma aver perso comunque due elementi come Maximovic e Giaccherini, è vero che non giocavano mai, però averli comunque a disposizione era un qualcosa in più per Sarri in caso, sì, insomma, soprattutto di... considerato che Albiol ha qualche problema muscolare, qualche affaticamento. No, a prescindere da questo, io dico, secondo te, a parte il problemino muscolare che affligge Albiol, secondo te questa mancanza adesso, diciamo, di una rosa abbastanza ampia, con calciatori abbastanza contati, potrebbe portare ancora di più, perché io già questo l'avevo detto in precedenza, potrebbe portare ancora di più, tra virgolette, inconsciamente la squadra a prendere una decisione ben precisa per affrontare con un certo piglio solo ed esclusivamente il campionato, e quindi, certo, quindi mettere in abbandonare l'Europa League. Sì, ma io penso che questo sia a prescindere, sia un discorso che la squadra abbia abbondantemente fatto con il proprio allenatore, il quale non perde occasione in conferenza stampa per ribadire che c'è una marcia totalmente diversa tra il campionato e le altre operazioni, quindi non credo sia la cessione di Maximovic e quella di Giaccherini a poter far pendere la bilancia verso un senso. Però io onestamente ritengo che a questo punto vorrei tanto capire chi giocherà contro il Lipsia, perché poi Tonelli non gioca da quasi un anno, gli altri calciatori della rosa che sono in panchina, penso a Rog, penso allo stesso Diawara, sicuramente qualche alternativa c'è, però poi quando devi stilare la lista dei titolari, comunque io penso che almeno 5-6 dovranno necessariamente andare in campo, perché comunque non ne hai 23-24 a disposizione, e quindi puoi fare questa rotazione, a meno che non voglia mandare Leandrinho in campo, ma è una situazione che sinceramente mi la vedo abbastanza lontana come ipotesi, ma probabilmente giocherà un as. Però io credo che a questo punto si è capito che il Napoli voglia fare la corsa solo ed esclusivamente sul campionato, però naturalmente non puoi andare in campo contro il Lipsia esponendoti a brutte figure, devi cercare comunque di ridurre la possibilità di fare scivoloni che poi potrebbero avere anche dei contraccolpi. Io sinceramente ti dico la verità, non credo al fatto che se il Napoli dovesse uscire, come credo, dall'Europa League possa avere chissà quali contraccolpi, perché l'abbiamo visto contro l'Atalanta in Coppa Italia, siamo usciti tranquillamente e poi ci siamo rifatti abbondantemente in campionato. Però a questo punto il mercato non andava fatto proprio, perché secondo me ha creato solo confusione, e dire che Politano era solo un acquisto psicologico mi lascia onestamente molto perplesso, perché non è un calciatore che ti dà il cambio di marcia, ti dà un'alternativa in più, ma non ti dà la possibilità di spostare gli equilibri. Quindi secondo me la sintesi del ragionamento è che il Napoli ha fatto una grossa confusione dal punto di vista delle strategie. Senti, è giunto lì, ne esce con le ossa rotte. Difatti qualcuno diceva addirittura che sarebbe stato il caso di mandarlo via. Ma vabbè, lasciamo perdere. Infatti, qui il colpevole è sempre uno. Senti, ritorniamo invece al campionato e parliamo delle avversarie del Napoli. La prima in particolare che domani gioca contro la sua seconda squadra, gioca contro il Sassuolo. È chiaro che sarà una passeggiata secondo te per la squadra di Allegri contro il, come ho detto, la seconda Sassuolo. A me piace chiamarlo il Sassuolentus perché mi piace questa. Perché battute a parte, ci sono state poi delle operazioni di mercato, penso a Lirola che è passato dalla Juventus
al Sassuolo, strano guarda caso, però ovviamente allora che ci sia un asse di mercato e un rapporto privilegiato tra i due club io credo che sia abbastanza legittimo, però a questo punto mi aspetto che il Sassuolo domani vada in campo forte di aver conservato Politano in rosa, perché poi hanno esultato dicendo che Politano... C'è un particolare, Iacchini ha detto che Politano è uscito male da questo mercato. Vuoi vedere che domani non lo fanno manco giocare? Allora forse per questo De Laurentiis ha parlato di colpo psicologico, è quello che sta vivendo, il contraccolpo psicologico. Vuoi vedere che domani Iacchini non lo schiera in campo? Ma molto probabile, guarda, è molto probabile. Io onestamente non faccio la corsa sulla Juventus, il Napoli credo che debba fare la corsa su se stesso pensare alla partita col Bologna, poi col Benevento, poi ci sarà la partita con la Lazio, poi col Cagliari e via discorrendo. Quindi onestamente io credo che la Juventus potrà avere qualche difficoltà nelle due trasferte tra Firenze e Torino, quindi non pensiamo più al mercato, onestamente dobbiamo secondo me accantonare tutto per un motivo, perché Sarri e la squadra hanno dimostrato di poter correre tranquillamente, però poi dopo le dichiarazioni di ieri di De Nicola, non so se era in programma parlarne, Milik e Ghoulam a questo punto potrebbero tornare utili da marzo in poi e quindi... dobbiamo pazientare solo un altro mese e il calendario è abbastanza favorevole per poter aspettare, e poi con un Ghoulam in più nel motore, con un Milik in più nel motore, io credo che a quel punto numericamente saremo a posto. Senti, parliamo invece anche delle altre, quelle che seguono il Napoli e la Juventus, l'Inter in casa con il Crotone, la Roma in trasferta contro l'Hellas Verona, la Lazio invece chiuderà lunedì sera questo turno di campionato con il Genoa. Chi tra le tre chiaramente potrà avere maggiori difficoltà, penso, sarà la Lazio. Ma assolutamente sì, anche se vive in un momento di forma straordinario e credo che sia la squadra a questo punto, anche in maniera abbastanza sorprendente, più accreditata per strappare il terzo posto. Credo che a questo punto la classifica si sia delineata abbastanza bene anche come valori effettivi. La Roma non esce benissimo dal mercato, se poi abbiamo voluto fare un po' di ironia sul mancato mercato da parte del Napoli. Poi scusami, ti devo interrompere che c'è una notizia, io adesso non so chi l'ha scritta, penso l'abbia scritta, c'è una notizia ufficiale del nostro Daniele Ivan Romano, nel match Juventus-Sassuolo non ci sarà il VAR, in caso di dubbi chiederanno direttamente a Marotta. Vabbè, questa è cattiva, ho capito il senso. Ce ne faremo una ragione. Ormai sul mercato decidono tutto loro, con gli arbitri decidono tutto loro, insomma, battute a parte, io tornando al discorso di prima, credo che la Roma dal mercato ne esca male, perché dopo aver ceduto Emerson e dopo la polemica su Dzeko che sembrava... Ma la Roma io, guarda, mi devi credere, non riesco a comprendere questo improvviso calo della Roma. È un lesionista, uno dei club più autolesionisti che esistono. Beh, ce ne sta un altro, quello molto simpatico a te, quello anche in casa Inter sono autolesionisti, insomma. Sono molto autolesionisti, però lì si sapeva che non potevano fare mercato, però nonostante ciò hanno preso Rafinha, che è un ottimo calciatore. Quindi comunque dal mercato ne escono molto meglio rispetto alla Roma, anche se c'è questa polemica sui Icardi che sembra rotto con lo spogliatoio. Quindi sono tre squadre in lotta, anche Icardi, se la... Icardi rompe con molti. No, rompe con tutti, è il classico calciatore di qualità che in area di rigore si fa rispettare, che è uno degli attaccanti che tutti gli allenatori vorrebbero avere, però poi alla fine è uno che non mantiene armonia, quindi buon fiuto da parte di De Laurentiis, lo dico anche un po' ironicamente, che poi alla fine ha deciso di non prenderlo dopo l'uscita di scena di Higuain. Quindi ripeto, credo che ormai il campionato sia diviso in tre parti, cioè la lotta allo scudetto, la lotta per la Champions e per non retrocedere. Dietro le squadre che lottano per la Champions vedo una bagarra clamorosa, dove sicuramente la Sampdoria e il Milan forse hanno qualche chance in più per accedere alla prossima Europa League. Senti, parliamo un attimo di quella che è qui un'altra querela, insomma, abbiamo fatto la nostra brava bella figura con Ventura, non ci siamo qualificati per il mondiale, adesso deve rinascere la nazionale, ci sarà Di Biagio che farà da traghettatore, insomma Costa Curta che è vice presidente della FIGC ha detto che i quattro che possono
ambire a diventare il prossimo commissario tecnico della nazionale, sarà scelto tra Mancini, Conte, Ranieri e Ancelotti. Chi tra questi nomi ti piacerebbe di più? Allora, Mancini lo escludo a priori, perché sicuramente dal mio punto di vista non ha, al di là poi di quello che ha fatto con il Manchester City e qualcosina anche con l'Inter, però onestamente la prima parte della, parlo delle prime stagioni con l'Inter, ma io onestamente non gli riconosco i gradi del grande allenatore. Onestamente, tra questi quattro nomi vedo difficile il Conte bis, perché prende troppi soldi e sarebbe addirittura paradossale rivederlo in panchina dopo che ha deciso di non portare la squadra al mondiale, perché io credo che con Conte ci saremmo andati in carrozza sicuramente in Russia. Ha deciso questo, quindi tornare indietro non si può, ma credo a questo punto il nome più accreditato sia quello di Ancelotti, che potrebbe essere il nome della Ranieri. Ma Ranieri, tolta la parentesi Leicester, che è una gran bella favola, ci mancherebbe altro, però ti dico la verità, sì, sarebbe un uomo di grande esperienza, però non lascia spazio all'innovazione, a radicali cambiamenti. Lo vedo un allenatore elegante, sicuramente di grande esperienza, però onestamente non è la figura utile, a mio giudizio, per far ripartire il calcio italiano sul versante della nazionale. Ancelotti invece lo vedo un buon padre di famiglia, con grande esperienza, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, è uno in grado di poter puntare sui giovani, lo ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera, ed è uno che abbina benissimo un calcio di ottimo livello, godibile sul versante dello spettacolo, ma soprattutto molto concreto. Quindi è la giusta mediazione tra quello che serve all'Italia come risultato immediato e come anche riconoscibilità, impronta tattica. Quindi Ancelotti è, secondo me, il migliore. Tu credi che sia lui? Io credo di sì, perché dopo tanto girare, dopo aver vinto tanto, è un allenatore che è il manifesto del Real Madrid degli ultimi tempi, Ronaldo stravede per lui. Io credo che sia anche il momento di, tra virgolette, attenzione, riposarti un attimino e raccogliere i frutti di una carriera esaltante e di guidare una nazionale verso la rinascita, perché poi non dobbiamo dimenticare che fra 2 anni ci sono gli europei e l'Italia potrebbe, certo, avere una voglia di rivalsa che ti porta poi a conquistare almeno un titolo continentale. E vabbè, allora noi terminiamo questo nostro primo collegamento, se per te va bene, come al solito ti richiamo sempre più tardi per i pronostici, va bene? Lasciami dire solo una cosa su Younes. Sì. La cosa che fa male di più tra tutte le operazioni di mercato è il mancato arrivo di Younes, perché su Verdi lo abbiamo ampiamente detto, era quasi inutile andare dietro di lui. Politano è inutile, perché poi se ci sono le resistenze della Juventus, e tu lo sai, è inutile che insisti fino alle 22.57. Certo. Younes invece lascia l'amaro in bocca, perché è un calciatore che fai venire a Roma, che è entusiasta di venire, gli fai fare le visite mediche, firma il contratto e poi torna indietro. Cosa è successo realmente? Ma si parla anche di un'altra cosa. Pare che Younes, alle orecchie di Younes si è aggiunta la notizia che probabilmente sarebbe stata una pedina di scambio con il Sassuolo per portare Politano a Napoli. No, e la cosa era una cosa che sarebbe lui non ha... molto cervellotica come ma cosa. Ma così pare, cioè, che un calciatore richiesto dal Bayern Monaco, come dice De Laurentiis, lo metti come pedina di scambio. Questo no, è quello, tu lo sai, perché lo sai. Queste sono le dichiarazioni di alcuni legali proprio che fanno parte dell'entourage del calciatore. Ma io onestamente non ci credo. E questo arricchisce ancora. Chi vivrà di più vedrà. A giugno vedremo se questo Younes arriverà a Napoli, oppure, come si dice, pare che voglia addirittura rescindere il contratto con il Napoli, stia cercando di far rescindere. Vedremo. Vabbè, ci risentiamo più tardi allora. Ciao. Chiudiamo il collegamento con Luca Cirillo. Allora, mentre dalla regia mi chiamano il prossimo ospite, vi leggo quella che sarà la 23esima giornata del campionato di Serie A. Si comincia quest'oggi alle 18 con un bel match, Sampdoria-Torino alle 20.45 di questa sera, Inter-Crotone. Domani alle 12.30 Hellas-Verona-Roma, alle 15 invece Atalanta-Chievo, Bologna-Fiorentina-Cagliari Spal, Juventus, Sassuolo e Udinese, Milan. Alle 20.45, sempre di domani, Benevento-Napoli. Ultima partita in programma, lunedì sera, Lazio-Genoa. E, insomma, questa
Però ripeto, c'è questa Sampdoria-Torino che niente male, mi piace non poco questa partita. Juventus-Sassuolo, l'ho detto prima, è inutile che ci giriamo intorno, insomma, come diceva Luca Cirillo poco fa, la Sassuolentus è bella così. E vediamo se ci risponde il nostro ospite, mi ha detto che non c'erano problemi. Io al limite vado avanti e vi leggo anche quella che è la classifica della Serie A dopo 22 giornate: Napoli 57, Juve 56, Lazio 46, Inter 44, Roma 41, Sampdoria 37, Milan 34, Atalanta 33, Udinese e Torino 32, Fiorentina 28, Bologna 27, Chievo e Sassuolo 22, Genoa e Cagliari 21, Crotone 19, Spal 17, Verona 16, Benevento fanalino di coda con 7 punti. Saluto e ringrazio di essere con noi Gianfranco Lucariello. Ciao Gianfranco, buongiorno. Ciao Lello, buongiorno a tutti. Grazie come al solito di aver accettato questo nostro invito. Gianfranco, allora parliamo subito di questo mercato, mercato che non c'è stato da parte del Napoli. Ma come hai letto questa mancanza totale della società partenopea in questo mercato? Guarda, ci sta un po' di tutto, dall'ostruzionismo che il Napoli ha ricevuto al fatto che veramente si è trasformato in una barzelletta nelle ultime battute con questa proposta allucinante che non aveva nessun senso, di quasi 37 milioni fatta al Sassuolo a nemmeno tre quarti d'ora dalla conclusione della scadenza del calciomercato, del deposito dei contratti. Quindi veramente tutta una barzelletta. Credo che il presidente abbia voluto dimostrare con quest'ultima mossa che lui era disposto a fare tutto, cioè una mossa fatta per convincere la platea napoletana che era stato fatto l'impossibile. Il mio parere non è proprio così, insomma, ha fatto questo tentativo, però diciamo complessivamente il Napoli non ha creato nessuna alternativa, cioè o Verdi o nessuno, che praticamente è inutile che vai al Sassuolo, una bottega che a te non ti vende, lo sappiamo noi, figurati se lui che tiene le mani dentro, che si ritiene un po' il re nuore del calciomercato, non sapesse insieme con Giuntoli che lì è una bottega che al Napoli non vende, tutt'al più può pigliare qualche giocatore, ma infatti al Napoli non vende assolutamente, per l'ostruzionismo che poi ci sta in maniera più o meno, non dico occulta, perché tanto Marotto lo disse chiaramente, il Sassuolo, mettendosi nei panni di Squinti, non ha bisogno di vendere, sì. Non ha bisogno di vendere Politano al Napoli. Proprio una barzelletta, poco fa, sceneggiate varie. Gianfranco, poco fa Luca Cirillo, che penso tu conosca, ha apostrofato la squadra del Sassuolo, ha chiamata Sassuolentus, che ne pensi? Ha detto bene. Sassuolentus, mi è piaciuta troppo sta cosa. Però Lelle, vedi, un club come il Napoli non può farsi trovare impreparato. Già con la situazione di Verdi, voi avete operato, c'era il sì di Bianchini, il sì del Bologna, che non vedeva l'ora di avere questi 20 milioni, e anche che se Bianchini dice sì, il giocatore è d'accordo. Poi il giocatore lo dobbiamo aspettare, torna dalle vacanze, e poi dice no. E poi qual è l'alternativa Politano che non vi danno? E che già lo sapete in partenza. Io credo una cosa, Gianfranco, che di fondo è sempre il problema, è sempre lo stesso. Questa la nostra società, abbiamo una bella squadra, abbiamo uno dei migliori allenatori in circolazione, ma quello che manca qui a Napoli è una società all'altezza della situazione. Non può una società come il Napoli, secondo in classifica, in primo in classifica in questo momento, che arriva secondo e terzo negli ultimi campionati, avere una gestione da parte del presidente e di un Giuntoli, un povero direttore che poi alla fine, insomma, non ha nemmeno voce in capitolo, perché deve sempre rapportarsi al presidente. Questo secondo me è il problema più grosso di questa della nostra società. Più o meno hai fatto la fotografia, questo è un quadro che è chiaro a tantissima gente. Certo, la squadra non c'entra niente chiaramente, perché la squadra sta facendo un campionato favoloso, non possiamo non sottolinearlo con entusiasmo addirittura,
però la società non cammina di pari passo con la squadra. La squadra è cresciuta, sono state fatte a livello di tecnica e di tattica dei passi avanti straordinari, però poi dopo ci troviamo di fronte a quello che, non lo so, può essere considerato il grande bluff pure del 2018. Facciamo, diciamo, ma poi non è che tu devi comprare per forza, però devi mettere il tuo presidente in condizione l'allenatore di avere una rosa poco più bassa ove mai ci fosse necessità, e la necessità ci sta, perché Sarri lo sottolineò, c'è un ruolo al quale non avete pensato, in cui c'è bisogno di qualcun altro, e cioè Callejon, che si è fatta una fila di partite, sì, come Mertens d'altra parte, perché ancora oggi stiamo aspettando il recupero di Milik, così come la fascia sinistra. Quindi non lo so, io vedo una volontà contraria a dare, ad ampliare quella rosa nei punti poi in cui deve essere ampliata per necessità, certo, sì, certo, certo, proprio certo. Fondamentale. Senti, un certo G-Factor Lucariello scrive che Napoli, la Juventus ha paura, ma tu veramente ci credi? Sì, diciamo di sì, ma io non lascio niente a nessuno, mio caro. Basta sentire Allegri, quello che dice, il gioco così, il gioco colì, contano le vittorie, con tantissimi riferimenti al Napoli. Eppure questa, la Juve è una superpotenza, attenzione, ma la Juve non lascia niente a nessuno, non vuole sapere niente, quindi basta che tu ti muovi un poco, ecco che entrano in scena altre situazioni, e cioè Marotta, che praticamente dice al Sassuolo vendere mai un giocatore al Napoli. Più di questo, scusate ragazzi, che è indice di paura, mi sembra. Certo, sarà pure una superpotenza che non teme niente, però si guarda alle spalle e dice attenzione, se il colpo riesce al Napoli, che figura gli fanno, perché questi vogliono vincere sempre nella loro struttura proprio mentale della società Juve, quello di vincere e di non badare a niente. Chi vuole capire? Capisco. Senti, non abbiamo acquistato, però abbiamo perso due calciatori che comunque potevano fare al caso del Napoli in caso di necessità. Parlo di Maximovic e Giaccherini, quasi mai impiegati, siamo d'accordo, ma erano comunque sostituti all'altezza dei titolari. Ora ti chiedo, avendo diciamo due calciatori in meno in rosa, anche se sono subentrati Tonelli e questo Mashash che è stato acquistato, questo ragazzo, ma potrebbe ancor di più inconsciamente tra virgolette la squadra pensare di dedicarsi in primis o forse da solo al campionato, tralasciando il resto? Ma a me mi pare che queste scelte con una sottigliezza psicologica sia stata già operata, ragazzi. Io non credo che adesso il Napoli possa dispensare tutte le proprie energie in Europa League, quindi ci saranno i giocatori della panchina in massima parte che dovranno scendere in campo per affrontare. A parte il fatto che un club che fa calcio non può rinunciare apertamente in maniera proprio a una di queste competizioni, oltretutto di livello internazionale. Però mo te la faccio a te la domanda. Tu che dici, campionato o Europa League? Ma io lo sto dicendo, che comunque è un dispendio di energie. Ma io l'ho detto dall'inizio, quando già abbiamo cominciato a vedere qualche defaillance in Champions, ho detto, considerando il fatto che la squadra è così forte e così concentrata sull'impegno di campionato, io credo che è chiaro che bisognerebbe andare direttamente sul campionato. Oltretutto in questo modo si permetterebbe al nostro allenatore Sarri di allenare la squadra così come piace a lui, un impegno a settimana, e tu avere tutta la settimana per poter preparare la prossima partita, è chiaro. Tuttavia se dovesse emergere proprio questo orientamento in maniera proprio netta,
insomma, è un limite, ecco, perché un grande club, una grande squadra non può non dedicarsi a tutti e lasciare per la strada volutamente degli obiettivi stagionali. Ma questo la Coppa Italia, l'Europa League, la Champions, il campionato, sono tutti degli obiettivi che tu non puoi dire non mi dedico a questa, la mentalità deve essere quella di vincere e di partecipare al massimo delle possibilità in tutte le competizioni in cui la squadra ma è chiamata. Io però ti dico una cosa, guarda, la Champions è partita male e quello è stato il problema di fondo, perché avessimo vinto la prima partita in Ucraina, probabilmente noi ci saremmo qualificati in Champions. Invece in Coppa Italia è probabile che, già sappiamo, l'Atalanta è una squadra che ci ha sempre dato fastidio, se l'abbiamo battuta in campionato ultimamente è perché il Napoli, diciamo, ha snaturato un poco il suo gioco, cosa che invece non ha fatto qui in casa nella partita secca di qualificazione di Coppa Italia. Ma ripeto, per ciò che riguarda la Champions, tutto è stato compromesso nella prima partita, ma lì non c'è stata diciamo, già non c'era di fondo il fatto che la squadra non volesse andare avanti. Io credo che in quel caso tutti volevano andare avanti, però una volta che ci si è resi conto che sarebbe stato uno sforzo troppo grande, insomma, meglio metterci una pietra sopra e andare avanti per il campionato. Allora Lello, guarda, però noi certe cose le dobbiamo dire, che se no con tutto l'amore e l'affetto possibile dobbiamo pur riflettere sulle cose. Dimmi. Dobbiamo pensare che contro lo Shakhtar nella partita di andata sono tenuto fuori Mertens e qualche altro titolare, perché a domenica successiva dovevano giocare contro il Benevento al San Paolo. Ci sono. Ma forse, forse sai che cos'è? Che forse non si. No, credimi, io almeno quello che io credo. Io credo che forse non si è sottovalutato il vero valore dello Shakhtar. No, ma tu non credi? Sarri è la luce dei nostri occhi. Assolutamente. Però l'ha sbagliato, perché lui prima della partita dello Shakhtar ha detto chiaramente che Mertens non avrebbe giocato perché doveva riposare. Ma che deve riposare? Ronda la partita, nella partita più importante, che può essere la più importante della stagione. Certo, certo. Perché? Perché domenica deve giocare contro il Benevento. Andiamo. Quindi ha sbagliato. Per me ha sbagliato. Ti ripeto, con tutta la stima straordinaria che ho per questo allenatore, in quella circostanza le cose non ha fatto delle scelte. Giusto. Così come qualsiasi di noi ci sarebbe aspettato. Senti, un'ultima domanda te la faccio sul possibile e probabile nuovo allenatore della nazionale. C'è stato questo commissariamento della FIGC, c'è Costa Curta che si sta occupando, l'ex calciatore del Milan si sta occupando appunto di reclutare il nuovo mister, nuovo commissario tecnico, Mancini, Conte, Ranieri, Ancelotti. Chi ti piacerebbe avere alla guida della nazionale? Allora ti dico, tutto quello che sta succedendo e che dovrebbe portare poi a dei cambiamenti radicali del calcio italiano, non ci illudiamo che non succederà niente di tutto questo. Si è visto già come vanno le cose. Tutti i problemi apparentemente mo si risolveranno con la nomina del nuovo commissario tecnico. Io da un punto di vista proprio tecnico, tattico, come preparatore, preferirei Ancelotti, però ho anche stima per gli altri allenatori. Il numero uno però, fra i nomi che hai fatto, secondo me è quello di Ancelotti, il quale crede che andrà ad allenare qualche grande club da qualche altra parte. Benissimo. Però entrando nel problema federazione e Lega, non ci illudiamo, non cambierà proprio niente. E vabbè, e allora Gianfranco, io ti ringrazio come al solito di essere stato con noi, spero di riaverti al più presto ai nostri microfoni. Volentieri, ciao Lello, buongiorno a tutti. Ciao, chiudiamo il collegamento con Gianfranco Lucariello. E allora, mentre dalla regia chiamano il nostro prossimo ospite, saluto qualcuno che ci sta seguendo sulla nostra diretta Facebook. Chris Warner da Londra, Loreta Borriello, ciao Loreta, buona giornata a te, al grande Sandro, Ocardi Giuseppe Junior, Sasà Massarelli, Annalisa Fusco, Gennaro Napoletano, poi ancora tra l'altro Loreta ci dice buongiorno
Zorro, forza Napoli, inutile piangere sull'avversario, mercato zero, ok, ma sempre forza Napoli, questo è fuori discussione. Emiliano Galisi per la nazionale, lui prenderebbe Ancelotti, ma insomma è il nome che viene fatto un po' da tutti, ma vedremo quello che comunque accadrà. E ne parliamo adesso anche con uno che ne ha viste di cotte e di crude da qualche anno a questa parte, conosce il Napoli ma soprattutto conosce il calcio a menadito, Mimmo Carratelli. Ciao Mimmo, buongiorno. Ciao, un abbraccio, un saluto agli ascoltatori. Grazie come al solito di essere con noi. Allora Mimmo, è stato un mercato sfavillante del Napoli. No, un tuo parere su queste querelle, cioè a Napoli proprio siamo abituati a creare proprio degli sceneggiati, che ne dici? Beh, con la premessa che il mercato di gennaio non ti risolve siamo d'accordo. I problemi essenziali, cioè non c'era sul mercato il giocatore che ti poteva dare veramente quel di più per lottare fino in fondo per lo scudetto. Mm-hmm. Sicuramente Verdi era un ottimo investimento, l'ha detto anche De Laurentiis, anche in prospettiva. Politano era una pezza, insomma, sì, per fare riposare Careon, ma veramente, come sono d'accordo col presidente, sarebbero stati 30 milioni buttati. Io credo che ma la stava buttando però, No, il Napoli, credo che alla fine il Napoli abbia bluffato, nel senso tu credi? Che ha presentato quell'ultima proposta talmente in extremis che non poteva essere accettata per motivi di tempo. Insomma, secondo me sì, ha fatto bene. Il punto, forse avrei preferito che il Napoli inserisse qualche difensore. Darmian forse poteva essere raggiunto, gioca poco in Inghilterra, non lo so. Comunque l'impressione è anche che il Napoli è un po' accerchiato, insomma, che non dico che ci sia un fronte contro il Napoli, ma che siano state create difficoltà perché il Napoli non avesse potuto prendere questi due giocatorini, chiamiamoli così. L'impressione è questa, insomma. Però ecco, forse adesso c'è l'orgoglio di essere soli, di essere quelli del patto di Di Maro e quindi di dare l'anima fino in fondo, magari snobbando un po' l'Europa, e andiamo avanti, insomma. Sai, nel vai, scusami. Sì, no, sono d'accordo con Sacchi, che sta facendo sempre un sacco di complimenti. Lui vede molto bene il Napoli, sì. Non vede altrettanto bene la Juve, nel senso che il Napoli gioca un po' come Sacchi intende il calcio. Insomma, siete degli eroi, ci ha detto Sacchi, perché in effetti è vero, insomma, è vero. Siamo una squadra senza Messi, senza Ronaldo, non abbiamo dei top player, però è una squadra che Sarri ha costruito veramente in maniera geniale per la sua capacità di insegnare calcio, e poi tutti della Rosa disponibili a seguirlo, insomma. Si fanno i complimenti non a vicenda, ma è un segnale questo dei giocatori che parlano di Sacchi come di un maestro, Koulibaly, Hamsik. Sì, sì, è vero. Siamo un po' soli, però orgogliosi di essere soli, va. Sì. E allora, per continuare, nel ciclismo una vecchia frase diceva un uomo solo al comando, no? Però nel calcio purtroppo l'uomo solo non può esserci. Mi riferisco sempre, ritornando al discorso mercato, al Napoli. Il Napoli, il problema secondo me principale del Napoli, ne abbiamo già parlato anche in passato, è secondo me l'organizzazione societaria che manca, perché non può esserci una società in cui c'è solo un presidente, che senza del quale non si può fare nulla. C'è Giuntoli che può fare tutte le scelte di questo mondo, ma deve sempre rapportarsi al presidente. Non c'è un direttore generale, non c'è un direttore sportivo. Pensi che questo sia anche poi quello che è venuto fuori da questo tutto sticherello in questo periodo di mercato cosiddetto di riparazione? Ma sai, nel Napoli stanno gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Gli aspetti positivi sono che un solo uomo, De Laurentiis, che è quasi un arcangelo salvatore a questo punto, ha riportato il Napoli in Europa e ai vertici della Serie A in poco tempo, senza avere grandi mezzi finanziari, giocando sulle plusvolenze, avendo molta fortuna, questo sì, ma nella vita, non solo nel calcio, la fortuna è necessaria, quindi si è sempre proposto una squadra. È stato fortunato soprattutto nell'azzeccare gli allenatori, perché Benitez ha costruito questa squadra e Sarri l'ha valorizzata. E gli aspetti negativi, come dici tu, forse non c'è una struttura. Certamente il Napoli non ha la struttura della Juventus, ma la Juventus viene da una lunga storia di società ben organizzata, spadroneggiante, anche arrogante in certi casi, insomma.
Forse per quello che dici tu sulla struttura societaria è lo stesso discorso del calciomercato. Dove sono gli uomini oggi che possono dare al Napoli quel salto di qualità in più nel senso di padronanza del mercato, padronanza nei rapporti? Certo. Cioè, non c'è più Italo Allodi, insomma. È difficile, insomma. Noi dobbiamo metterci in testa che siamo un po' fuori dall'Italia, la città, Napoli stessa, è fuori dall'Italia, insomma. Niente va bene, cioè ci arrampichiamo sugli specchi, ci accontentiamo di questo turismo di risulta che popola le strade di Napoli. Ci dobbiamo rendere conto che stiamo in difficoltà su tutti i settori e quindi anche nel calcio. Insomma, è un miracolo che abbiamo una squadra competitiva e un bilancio. Fu un miracolo anche nel 1987 il Napoli di allora. Ma era un calcio diverso, innanzitutto era un calcio in cui... Però fu un traino. Sì, fu un traino. No, c'è nella storia del Napoli e della città, c'è questa strana combinazione. Bravo, quando la squadra quando la squadra va bene, la città è in ginocchio. Esatto, è quello intendevo. E così era negli anni Ottanta. Beh. Adesso, poi qualche volta è stato il contrario. Adesso abbiamo una città un po', come dire, rassegnata. È un calcio che è un miracolo perché è l'unica azienda che funziona. Se tu vedi che cosa succede alla metropolitana Napoli, la metropolitana del futuro, la metropolitana dell'arte è invece invasa dalle baby gang e ci sono interruzioni continue. Insomma, questo è un miracolo, questo del calcio a Napoli, insomma. Dovuto senz'altro che sarà antipatico, odioso, arrogante, romanesco più che napoletano, insomma, è un presidente che sta certo. tenendo a galla un'impresa difficile, molto difficile. Senti, torniamo a quello che è poi il terreno di gioco, quello che ci ha sempre appassionato di più e che quest'anno ci sta dando delle grossissime soddisfazioni. Domani si gioca a Benevento, un Benevento che è una squadra completamente cambiata, con De Zerbi che oramai è quasi un paio di mesi che la sta guidando, ma soprattutto il Benevento ha fatto un mercato incredibile, ha portato 8 nuovi calciatori, tra cui anche qualche nome importante. Vedi Sagna, che ha giocato sia con l'Arsenal che col City, anche se insomma è sul finale, sul viale del tramonto, 34 anni, però insomma giocatori di esperienza. Pensi che il Napoli possa avere qualche difficoltà domani? Io spero proprio di no. No, ma sai, il Benevento è una società coraggiosa, generosa. Non capisco questa campagna acquisti così, chiamiamola voluminosa, con una situazione di classifica che nessun giocatore, forse neanche se tornasse Maradona, potrebbe risolvere. Però evidentemente hanno dei calcoli per il futuro, non lo so, insomma. Guarda, questa partita di Benevento scusa, dove noi siamo stati Prego. Profughi, ti ricordi all'inizio degli anni 2000 noi fummo degli sfollati, degli alluvionati. Bravo. E andammo a giocare 7 partite lì a Benevento, sì. fummo accolto benissimo. Cioè, non c'è la rivalità acre tra Benevento e Napoli come c'è fra Salerno e Napoli, quindi sì, dovremmo sì. trovare un ambiente tranquillo. Il problema è solo uno, cioè il Napoli deve entrare in campo con la testa che in 20 minuti deve risolvere la partita, mettersi tranquillo, andare in vantaggio e stare attento soprattutto agli infortuni. Adesso anche bisogna stare attento ai cartellini gialli, con le diffide. A proposito sì. di cartellini, scusami se ti interrompo, domani sì. è diffidato Jorginho, ma insomma penso che Sarri sarà così intelligente da mettere al centro del centrocampo, insomma, il buon Diawara, insomma, non sì, credi? Sì. Poi sai, porta in panchina anche questo marsigliese, Mashashi, di cui in Francia parlano molto, molto bene. Non dico che lo vedremo in campo, forse sì, non so, alla fine, perché bisogna pure farli giocare questi. Qualche minuto, sì, è chiaro. Della panchina. Ma l'importante è che non prendano cartellini gialli i tre nani dei sette della favola. È lì che dobbiamo stare attenti, insomma, anche perché poi domenica pomeriggio la Juventus ha il Sassuolo, una di quelle squadre. La Juventus gioca contro il Sassuolentus, mi hanno detto poco fa. Sì, è una di quelle squadre di cui Buffon diceva che si scansano, poi ha corretto il tiro, ha detto no, io non ho detto che si scansano. Ma insomma, non... forse la giornata più interessante sarà la prossima con Fiorentina-Juventus e Napoli-Lazio, però siamo Vero. Sempre noi con l'ostacolo più alto. Assolutamente. Senti, ti volevo chiedere,
come hai visto, insomma, questo campionato sembrava essere un qualcosa non solo tra Napoli e Juventus, ma c'era anche la Roma, l'Inter. È arrivata la Lazio, le ha superate tutte e due, e però poi insomma c'è stato questo crollo verticale sia dell'Inter che della Roma. Come vedi che sei queste due squadre? Perché secondo te sta succedendo questo? Ma sai, le migliori squadre del campionato, includerei anche l'Atalanta, sono le squadre che hanno avuto un programma, lo stanno perseguendo, ritoccano anno per anno, insomma hanno un progetto ben definito, insomma, non fanno follie, non cambiano interi reparti come ha fatto il Milan, per cui tra Milan e Inter non è che mi aspettassi il crollo, ma che non potessero, soprattutto l'Inter non potesse durare, questo era chiarissimo, perché nella loro serie più positiva hanno raccolto risultati, non dico di fortuna, ma insomma quasi di fortuna. È strano quello che succede a Roma, ma Roma è un ambiente infatti difficile, forse più difficile di Napoli, perché la squadra, la società, questa società americana, insomma, è tampinata da centinaia di radio libere che sono molto critici per molti motivi, di cui molti si verificano anche a Napoli, inimicizie, antipatie e compagnia bella. È un peccato che questi hanno mollato, perché gli unici alleati del Napoli potevano essere loro. Potevano essere loro, cercando di togliere punti, sì, punti sì, alla Juventus. Comunque, vabbè, andiamo a vedere come va a finire. Senti, questa federazione che è stata messa nelle mani di questo Fabricini, già segretario generale del CONU, con Costa Curta vicepresidente, devono scegliere subito chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale. Nel frattempo viene data in qualità di traghettatore a Gigi Di Biagio. Tra Mancini, Conte, Ranieri e Ancelotti, chi secondo te sarebbe quello più adatto? Ma il problema non è il CT della nazionale, il problema è il calcio italiano, che è un calcio mediocre, insomma, se vediamo le partite del campionato, tranne il ringhio della Juve, la bellezza del Napoli e la giovinezza dell'Atalanta, ma si vedono c'è partite poco mortifere, ti addormenti, insomma. Io avevo spesso, per motivi di mestiere, la Premier League, ma lì giocano sempre come vuole Sacchi, si gioca per vincere, ma applaudite anche le squadre che in casa perdono 3-0, vengono applauditi fino alla fine, incoraggiati, non c'è mai l'offesa per l'avversario. Cioè, la federazione italiana non risolverà niente, perché è il paese che attraversa un periodo negativo, un periodo di rilassatezza, senza più valori morali, che nello sport sono le cose principali, quindi c'è anche una crisi di dirigenti in Italia, in politica, negli ospedali, nelle università. E poi, sai, trovare uno che c'è la bacchetta magica è difficile. Cioè, il calcio italiano soffre la crisi del paese, oramai è un paese mediocre, è un paese che non risolve i suoi problemi. Non so se queste soluzioni del commissario possono... Sì, porteranno delle soluzioni temporanee, ma insomma qui c'è da rifare una cultura sportiva, come dice Sacchi in continuazione. Qui andiamo allo stadio per insultare quelli di colore, l'avversario, c'è ancora la storia Vesuvio Lavali col fuoco. Se non risolviamo questi problemi di educazione soprattutto, a parte poi che tu vedi, cioè io mi ricordo il Napoli degli anni 50, con delle mezzali tipo Formentini che giocavano con tutti e due i piedi, non sbagliavano un cross. Questi non sanno neanche stoppare la palla. E allora che può risolvere la federazione? Se è tutto il problema, il commissario tecnico secondo me è un falso problema, perché bisogna cominciare dalle fondamenta ed è duro ed è difficile. Perché dalle scuole calcio, dall'educazione proprio dei ragazzi al rispetto dell'avversario, al non fare sceneggiate in campo tipo alcuni vecchi marpioni, insomma. Sì, ma coinvolgendo anche i genitori, come tu sai, queste scuole calcio alla fine sono negative. I genitori sono i primi tifosi dei figli contro gli allenatori, contro gli avversari. Poi questa maniera di comprare la borsa stilizzata, la maglietta, cioè, ma l'importante è tirare calci con la palla contro il muro destro e sinistro e imparare come si faceva una volta. È vero. Insomma, siamo troppo pessimisti. La saggezza, la tua saggezza esce sempre fuori. Vedi, insomma. Risolleviamoci. Mimmo, io ti ringrazio come al solito di essere stato con noi. Spero di riaverti prossimamente ai nostri microfoni. Esatto.
un abbraccio. Buona domenica, buon calcio. Ciao grazie, a Mimmo Caratelli, ciao. Chiudiamo il collegamento. E allora siamo giunti al momento del nostro stop. C'è la pubblicità, gli sponsor, forse c'è anche il radiogiornale, non so. Sì, mi dicono di sì. Tra qualche minuto ritorniamo qui per continuare questa nostra puntata di Amore Azzurro. Amore Azzurro, interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli, in collaborazione con calcionapoli1926.it. Amore Azzurro è offerto da Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430 e in via Giulio Cesare 85. Carpe Diem Metro Pizza. Carpe Diem, cogli l'attimo. Lama Optical, dal 1977, la soddisfazione del cliente per la crescita del gruppo. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430. Telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85. Telefono 081 239 13 67. Aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away e pub. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Dal lunedì al mercoledì, stessa qualità a prezzi più bassi. Da Carpe Diem, un metro di pizza margherita più 20 pezzi di frittura più una Pepsi da un litro e mezzo a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti mare terra a partire da 12 euro. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura in via Montagna Spaccata 427. Telefono 081 726 0478 ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano. Telefono 081 509 66 54. Consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo. Quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. In tutti gli store Lama Optical si festeggiano i 40 anni di attività. Cosa vi aspetta? L'acquisto di occhiali completi di lenti progressive 100% made in Italy a soli 80 euro e tantissime altre imperdibili offerte. D'altronde, chi ci conosce lo sa, da Lama Optical il tempo passa, ma le promozioni no. Scopri i nostri punti vendita e visita il nostro shop online su www.lamaoptical.it. Cara, io questa nipote me la vorrei interrogare. Sono le ore 12 e 2 minuti. Invito ad una cerimonia? Vai ad un evento importante? Ci vuole Punto Zero. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento. Punto Zero ha la soluzione giusta per tutte le esigenze, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli particolari, da Punto Zero le trovi, perché nel suo grande assortimento ci sono abiti di tutte le taglie. Cerimonia? Evento importante? Punto Zero è la soluzione perfetta per scegliere il tuo abito e oltre all'eleganza avrai anche la convenienza, perché puoi acquistare il tuo abito a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano. Aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20, orario continuato, e la domenica mattina su appuntamento. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, punto e basta. Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'Hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani, via Soffritto ai Camaldoli, Napoli. Telefono 081 5 187 50 41 hotelsalus.net.
Arredamenti in Prota a Pianura offre a tutti gli innamorati un San Valentino fantastico. Potrai realizzare il tuo sogno con poco e senza busta paga. Arredamenti in Prota a Pianura ti offre un arredamento composto da cucina Berloni completa di tutti gli elettrodomestici, lavastoviglie inclusa, una zona notte con letto contenitore e materasso, parete attrezzata, tavolo in vetro e quattro sedie a solo 6.999 euro senza busta paga. Arredamenti in Prota, la casa degli innamorati. Arredamenti in Prota. Siamo in via Domenico Padula 147F a Pianura ed in via Epomeo 469 Soccavo. Venite a trovarmi anche solo per offrirvi un caffè. www.arredamentiimprota.it. Signora, ha provato i campioni di prodotti che l'ho dato la volta scorsa? Sì, sono ottimi. Li ho consigliati anche alle mie amiche. Prova anche tu il detersivo per lavatrici e l'ammorbidente Tergo e di certo non cambierai più. Mi scusi, posso provarli anche io i campioni Tergo? Certo, signora. E se vuoi provarli anche tu, chiedi i campioni gratuiti al tuo commerciante di fiducia. E vo dico pure io. Una volta che provate, non ne cagna di più. Parola e Donna Teresa vostra. Prodotti Tergo. Esclusivista per la Campania Sipex. Telefono 081 01 54 049. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Dal lunedì al mercoledì, stessa qualità, a prezzi più bassi. Da Carpe Diem, un metro di pizza margherita, più 20 pezzi di frittura, più una Pepsi da un litro e mezzo, a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti mare terra a partire da 12 euro. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura, in via Montagna Spaccata 427. Telefono 081 726 0478 ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano. Telefono 081 509 66 54. Consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo. Quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. Radio Amore. Radio Amore. Giornale radio a cura della redazione giornalistica. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Spalmata su tre giorni la 23esima di Serie A parte oggi con due anticipi. Alle 18 Sampdoria-Torino, 20:45 Inter-Crotone, senza l'infortunato Icardi. Sono le prime gare dopo la chiusura della sessione invernale di mercato, argomento che ha tenuto banco nella vigilia nerazzurra. I mancati arrivi di Pastore e Ramirez hanno causato qualche mugugno tra i tifosi. Luciano Spalletti dice la sua. Il vero, diciamo, smacco del mercato è non essere riuscito a proteggere i nostri tifosi dalle false aspettative, perché poi naturalmente vengono trasformate in grandi delusioni. Poi di questo ne risentono soprattutto gli sportivi e si crea poi un malessere fra gli sportivi. Sulla panchina del Crotone c'è Walter Zenga, la sua ennesima dichiarazione d'amore all'Inter, mai banale. Io so per certo che i tifosi dell'Inter apprezzeranno il fatto che io per 90 minuti sarò un avversario, perché i tifosi dell'Inter apprezzano sempre il senso d'appartenenza, la passione e la voglia di fare le cose al 100%. Per me, io tutte le volte che vado a San Siro è un'accoglienza particolare. Io non sono nato in un'altra squadra e sono arrivato all'Inter. Cioè, io sono nato, vissuto, cresciuto all'Inter, che è una cosa profondamente differente. Domani si parte con Verona-Roma all'ora di pranzo, a distanza la lotta al vertice. Alle 20:45 il Napoli capolista a Benevento, la Juventus che insegue a meno 1 ospita alle 15 il Sassuolo, lunedì posticipo Lazio-Genoa. Il tecnico dell'Under 21, Gigi Di Biagio, traghettatore della nazionale maggiore fino alla scelta del prossimo CT. Se ne avrà voglia sarà lui, ha confermato Alessandro Costacurta, subcommissario della Federcalcio. La rosa dei nomi per il futuro della panchina azzurra resta quella nota in pollo: Roberto Mancini, poi Conte, Ranieri e Ancelotti. Con una rete di Brighi e una tripletta di Caputo, l'Empoli ha travolto 4-0 in casa il Palermo nell'anticipo della 24esima di Serie B. I toscani agganciano in vetta il Rosanero e il Frosinone, che oggi ospita il Pescara. Cesena Ternana domani, Dentella Spezia lunedì, i due posticipi. Tennis, Coppa Davis, l'Italia vince il doppio e si porta sul 2-1 col Giappone nella sfida del primo turno del World Group in corsa a Morioka. Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno avuto la meglio sui padroni di casa in 4 set. Domani gli ultimi due singolari. La Coppa del Mondo di sci alpino propone l'ultima gara prima dei giochi olimpici invernali di Pyeongchang. Alle 12:30 il via alla libera femminile di Garmisch.
Bologna-Pesaro apre stasera la terza di ritorno della Serie A di basket, domani il grosso delle gare del turno chiuso lunedì dal derby Cantù-Varese. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. Amore Azzurro, interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli. Conduce in studio Lello Delgro, in collaborazione con calcionapoli1926.it. E allora, rieccoci di nuovo in studio per continuare questa nostra puntata di Amore Azzurro. Mi sono dimenticato di dirti che il prossimo ospite vuole essere avvisato, però c'è anche scritto sulla scaletta e tu non l'hai fatto. 5 in condotta. Vabbè, speriamo che ci risponda, speriamo che abbia la possibilità di risponderci. E allora io saluto nel frattempo Sara Della Monica che ci saluta, buongiorno, con tanti cuoricini anche per te Sara, un saluto e un forza Napoli ad Aldo Leonardi. Ho già salutato altre persone, ancora, vediamo se c'è qualche novità, qualche ultimo arrivo, no, non ne vedo. E allora, c'è un problema che potrebbe riguardare anche il nostro allenatore a fine campionato. Pare che Maurizio Sarri sia nel mirino del Chelsea. Roman Abramovic, che molto probabilmente saluterà Antonio Conte al termine di questa stagione, sta infatti seguendo con moltissima attenzione il lavoro del tecnico del Napoli. E questo lo sanno anche a Castelvolturno. Gli 8 milioni clausola per potersi così, per poter liberare il nostro allenatore, sono diciamo una fumata di sigarette per Abramovic, perché insomma ha tanti soldi da poter spendere, tanti soldi a disposizione, quindi dobbiamo metterci così, dobbiamo aver paura di questa situazione. Io onestamente spero che il nostro Sarri resti qui a Napoli quanto più a lungo è possibile, insomma, anche se però è chiaro che se poi gli viene voglia di fare una nuova esperienza, soprattutto all'estero, soprattutto in quel del Chelsea, insomma una squadra che può mirare ad altissimi traguardi avendo un presidente con tanti soldini a disposizione, insomma ahimè, dovremo rassegnarci a questo, ma comunque in ogni caso ringraziare per sempre tutto quello che ci ha dato il nostro mister e tutto quello che ci ha fatto vedere in questo periodo in cui è stato qui a Napoli. Abbiamo problematiche per e allora facciamo una cosa, andiamo di nuovo dal nostro amico iniziale e dedicheremo un po' di tempo in più, spero che sia già pronto, dedicheremo un po' di tempo in più a quelli che sono i pronostici e forse insomma parleremo anche di qualche altro argomento, vediamo lui che cosa ci propone, perché è sempre pieno di idee. Nel frattempo voglio salutare Maria Ferriero, che doveva essere qui stamattina in trasmissione, è stata nostra ospite telefonicamente, una redattrice di Calcio Napoli 1926 la settimana scorsa, doveva essere questa mattina qui con me a condurre il programma, ahimè non è assolutamente riuscita a venire perché non sta bene, insomma, ma mi pare che ci siamo? Chi abbiamo? Chi sarebbe? Perfetto, ok, no, perché vedo che è una persona che mi sta scrivendo e quindi vedi anche tu perché è su Radio Amore, se vai a guardare. E allora salutiamo il nostro buon Luca Cirillo. Luca, eccoci qua Lello. Allora, stavo salutando una persona, deve essere qui stamattina in trasmissione con me, sì. Maria Ferriero, una redattrice di Calcio Napoli 1926, ahimè, la febbre glielo ha impedito. Abbiamo un po' di tempo in più perché un ospite mi ha fregato e non mi ha risposto. Capita, dai. Caspita se capita, la voglia se capita. È il periodo delle febbri, influenze. No, ma sai che la cosa, io poi sono molto, ci tengo molto ad una cosa, io lo chiedo proprio in questa maniera, se hai problemi dimmelo chiaramente, perché è chiaro che siccome io gioco su un quarto d'ora più o meno, dedico un quarto d'ora più o meno a tutti gli ospiti, mi lasciano così in braghe di tela e mi devo barcamenare. Direttore, andiamo ai contenuti. Allora, grazie per il direttore, ma non lo sono. Allora, Luca, hai qualche argomento che vogliamo così buttar giù prima di passare ai pronostici? Beh, sì, io onestamente volevo fare una riflessione minima sul discorso legato naturalmente a quello che è il momento del Napoli, perché secondo me in questo momento stiamo tralasciando un aspetto decisivo. Da Castelvolturno arrivano fotografie straordinarie dove si vedono i calciatori del Napoli in piena
euforia, in piena serenità, e noi ancora stiamo commentando il mercato. E questo secondo me è un aspetto che ci deve far molto riflettere, perché al di là di quello che poi può essere l'operato del presidente del Napoli, al di là di quello che può essere il modus operandi di Giuntoli e dello stesso Sarri, noi non dobbiamo perdere di vista, secondo me, quello che in questo momento è l'obiettivo che abbiamo tutti, perché prima facevamo una riflessione anche sull'Europa League. Io credo che questo sia un momento storico dove il Napoli ha la possibilità di realizzare quello che è un vero e proprio miracolo, quindi continuare ad insistere sulle dichiarazioni di De Laurentiis, su Politano, su Verdi, secondo me ci fa perdere un po' la traccia di quello che deve essere il nostro percorso. E questo è brutto, perché poi se andiamo a riflettere, al di là poi delle analisi obiettive ed ovvie che dobbiamo fare sull'operato del Napoli in maniera costruttiva, ci rendiamo conto che effettivamente la Juve, nonostante l'intervento a cui sarà sottoposto Quadrado e l'infortunio di Dybala, operazioni di mercato non ne ha fatte. Della Roma abbiamo detto abbondantemente, l'Inter, anche se ha preso Rafinha, non credo possa reinserirsi nell'otto scudetto, quindi in questo momento io credo che il Napoli sulla carta abbia ancora, non dico dal punto di vista tecnico-tattico, perché naturalmente la Juve ha un tasso superiore, però secondo me in questo momento il Napoli psicologicamente è più forte della Juventus, quindi secondo me dobbiamo concentrarci su questo, dare merito a questa squadra che sta facendo un percorso straordinario e che secondo me non merita di essere mortificata oltremodo da considerazioni di mercato che secondo me le ha lasciate anche abbastanza tranquilli, perché poi diciamola tutta, è vero che siamo ridotti all'osso dal punto di vista della rosa perché in attacco non ci sono ricambi, però poi dobbiamo fare una riflessione, Insigne quando esce dal campo è il tipico calciatore fumantino che si lamenta con il proprio allenatore, io non me lo figuro sinceramente Allegro nel caso avesse dovuto lasciare il posto a Younes, quindi ricordiamoci che Unas e Giaccherini minutaggio eccessivo non ne hanno avuto, Zielinski può tranquillamente adattarsi a sinistra, quindi Rog può tranquillamente adattarsi a destra, quindi voglio dire, è vero che avevamo necessità di qualche operazione di mercato che potesse allargare il ventaglio delle possibilità. Ma soprattutto perché abbiamo due impegni. Questa esatto, là. Sì, però lo abbiamo detto prima, mentalmente la squadra è orientata al campionato e non ci dimentichiamo che la Juventus avrà da portare avanti una Champions League e affrontare il Tottenham non sarà facile e poi ci avrà un'altra partita da giocare in Coppa Italia, quindi se vogliamo almeno tre partite in più del Napoli la Juventus, quindi è vero che gli impegni sono tanti per tutti, però ripeto, è giusto dividere i ragionamenti, analizzare il mercato del Napoli, fare anche qualche critica, ci sta, è legittimo, però dobbiamo fare attenzione a lasciare la squadra tranquilla e coperta da queste beghe che a mio giudizio lasciano il tempo che trovano, perché poi De Laurentiis probabilmente forse avrebbe fatto anche meglio a non commentarlo proprio il mercato, perché lui non è tenuto a commentare il mercato, ha deciso di operare in questo modo, bene, è nella sua legittima possibilità di operazione, quindi di cosa parliamo? Parliamo di Benevento Napoli, perché secondo me è questa la chiave del successo di questa squadra, che si sta concentrando partita dopo partita su degli obiettivi importanti e quindi credo che siamo nella fase calda, di solito i campionati si decidono sempre a febbraio e siamo appena entrati in febbraio e quindi dobbiamo stare molto bene attenti, perché la Juventus poi nelle prossime partite, al di là del Sassuolentus, avrà la partita contro la Fiorentina, che è un bel banco di prova, che ha tolto punti al Napoli, che ha tolto punti all'Inter, quindi è una squadra che riesce ad esprimersi bene contro le grandi, quindi secondo me nelle prossime 3-4 partite riusciremo a capire di che pasta siamo fatti. E allora andiamo, quest'oggi abbiamo tempo a disposizione per i nostri pronostici, quindi puoi sciorinare tutto quello che... non sciorinare troppo, No! Allora, cominciamo subito dalla prima partita in programma, comincia alle 18, Sampdoria-Torino, una bella partita secondo me. È una sfida straordinaria tra due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma, penso soprattutto alla cura Mazzarri da un lato e alla cura Quagliarella dall'altro lato, è una partita da X, io onestamente credo che vedremo qualche gol, sinceramente penso che ci sarà
da un lato il buon Mazzarri, che è bravo a costruire tante palle gol per i propri attaccanti, dall'altro lato c'è un Quagliarella in grande spolvero. Io giocherei l'X, però giocherei anche il gol, quindi X gol per aumentare un po' la quota. Benissimo, e allora Inter-Crotone questa sera 20:45. Beh, è una partita che servirà ai nerazzurri per testare Lisandro Lopez e Rafinha, questi due nuovi acquisti, ma anche naturalmente e soprattutto per uscire da una serie di risultati non certamente edificanti. Io in questa partita, al di là poi del fatto che ci sia Zinga, l'ex di turno, come avversario, ritengo che l'Inter sia ampiamente avvantaggiata, quindi io dico pronostico secco 1 e mi giocherei anche l'handicap, quindi 1 con handicap per aumentare un po' la quota. Verona a Roma domani alle 12:30. Beh, guarda, io l'ho vista la partita Roma-Sampdoria, la squadra di Giampaolo ha meritato di vincere alla fine, perché comunque ha dimostrato di essere compatta e molto feroce, soprattutto in attacco, con un Zapata in grande evidenza. Però la Roma è stata sfortunatissima, ha divorato almeno 5-6 palle gol, quindi non mi sento di dire che la Roma sia in crisi, almeno quella che abbiamo visto contro la Sampdoria, e quindi dico che pur venendo il Verona comunque da un filotto di risultati abbastanza positivo, il pronostico è tutto dalla parte dei giallorossi, quindi dico 2 secco, va bene. Allora, alle 15 di domani, Atalanta-Chievo. Beh, l'Atalanta è reduce dal brutto KO interno di Coppa Italia contro la Juventus, non mi aspettavo sinceramente quel rigore sbagliato dal Papu Gomez, che evidentemente ha fatto un omaggio ai 40 anni di Buffon. Affronterà, scusa, un po' di veleno ci vuole ogni tanto, affronterà un Chievo che sembra però aver smarrito un po' quella sua identità di squadra coreacea, quindi io dico che il pronostico è 1, tutto dalla parte dell'Atalanta, però mi giocherei il risultato esatto 2-1. Tra virgolette, giusto così, un saluto a Giaccherini, che è stato un grandissimo signore nel lasciare la città, lui anche la moglie Dania, che effettivamente hanno scritto delle bellissime parole per la città e per i tifosi, nonostante che insomma la squadra, o meglio l'allenatore, non abbia tenuto molto in considerazione come calciatore, ma insomma ha rispettato le volontà dell'allenatore e insomma pare che si siano lasciati in ottimi rapporti. Giaccherini aveva un ottimo rapporto con Gabbiadini, condividono lo stesso destino, cioè quelli di essere arrivati in pompa magna con buoni auspici e poi effettivamente non hanno avuto possibilità di esprimersi. Però mi è piaciuto anche molto Sarri, il quale nel congedarlo gli ha detto: mi dispiace, probabilmente la colpa è anche mia che non ti ho dato spazio. Però onestamente, Lello, come fai a pensare che con un Callejon del genere possa giocare, con tutto il rispetto, Giaccherini, oppure con un Insigne in formato mondiale, facciamola questa battuta, non vedo la possibilità di togliere spazio a questi ragazzi. Quindi, e poi torniamo al discorso di prima, tatticamente abbiamo la possibilità di essere anche più accorti quando c'è da difendere con Zielinski e Rock, quindi si è creata un'alchimia strana, se vogliamo, con Sarri, però vincente, e quindi Giaccherini purtroppo per lui non ha avuto spazio, e buon per il Napoli. Certo. Senti, Atalanta-Chievo mi ha detto e non ho segnato, chiedo scusa. 1 e giocherei il risultato esatto 2-1. 2-1 risultato esatto, perfetto. Andiamo avanti, Bologna-Fiorentina. Beh, mi viene da sorridere, stavo per dire Verdi marcatore, però ovviamente non ci sarà per infortunio, vige ancora la maledizione del San Paolo, che ha visto tanti calciatori che hanno detto no al Napoli o che comunque si sono tra virgolette comportati male, subire poi una sorta di legge del contrappasso di dantesca memoria. E Bologna-Fiorentina è una partita sicuramente che secondo me sarà votata al bel gioco, allo spettacolo, almeno me lo auguro, tra due allenatori, Donadoni da un lato, Pioli dall'altro, che comunque nelle ultime settimane hanno dimostrato, al di là di qualche criticità difensiva, di avere una squadra comunque votata all'attacco. Quindi è una partita dove il gol è molto prevedibile, e quindi dico gol, anche se il risultato esatto secondo me è un altro X. Questa è una settimana da X, se vogliamo, di solito quando giochi 5x e ci metti 5 euro sopra puoi avere un buon risultato, oltre 1000 euro. Cagliari-Spal, naturalmente vedo il Cagliari favorito, perché in casa gioca abbastanza bene,
con i suoi tifosi alle spalle, credo che il fattore campo possa essere determinante. Io giocherei anche in questo caso una combinata, giocherei l'1x più over 2,5. Allora 1x e 2 over 2,5. Scusami, vado un po' al rallentatore. No. Allora, Juventus Sassuolo. Beh, il Sassuolo è reduce dalla brutta scoppola interna rimediata contro l'Atalanta. Vabbè, non mi dire va a fare il risultato male a Torino. Guarda, io Marotta li metterebbe poi in castigo. È uscita anche questa notizia che la figlia di Carnevali lavora per la Juventus, quindi siamo proprio alla frutta. Va bene così, diciamo X per scaramanzia, magari il Sassuolo ha un moto d'orgoglio. E poi vorrei ricordare che al di là di Carnevali il club nero-verde è di Squinzi, non è della Juventus, quindi secondo me il presidente dovrebbe farsi sentire un po'. Io penso che a uno come a Squinzi, che è stato anche presidente di Confindustria, dovrebbe dar fastidio questa diceria che insomma lui, la sua squadra, sia un feudo della Juventus, o no? Assolutamente sì, ma così come tanti altri club, come lo stesso Bologna, che storicamente è una rivale della Juventus, i tifosi secondo me non sono contenti di sapere che c'è il minimo sospetto, il fumus, che dietro il no di Verdi al Napoli ci sia la Juventus. Io da tifoso del Bologna mi sentirei un attimino a disagio, poi ognuno è libero di comportarsi come crede, però questo modus, questo atteggiamento la Juventus sul mercato l'ha sempre avuto, anche con Bonipesti, quindi voglio dire, non è un malcostume di oggi, e c'è un detto napoletano che dice chi ten pover spara, quindi la Juventus di polvere storicamente ne ha tanta e spara, fa come crede sul mercato. Il Napoli deve essere bravo, il Napoli così come tante altre squadre deve essere bravo a ritagliarsi una fetta di mercato alternativa, perché la Juventus, per quanto possa controllare il mercato italiano e anche un pochino europeo, non può certamente mettere le mani su tutto, e quindi deve essere bravo il Napoli a scandagliare il mercato internazionale e soprattutto, insisto, costruirsi un settore giovanile proprio dal quale attingere e dal quale la Juventus non può fare assolutamente niente. Quindi se tu sai che sei in una guerra dove sei svantaggiato, e mi viene in mente il grande Braveheart, il grandissimo film in cui si narra la storia degli scozzesi che provavano ad affrancarsi dal dominio inglese, a quel punto se sai che sei inferiore cerca strategie alternative, e se le cerchi magari le trovi anche, e trovi delle strade di successo. Anche storia, parliamo anche di storia in questa trasmissione. Certo. Insomma, con Luca Cirillo si può questo ed altro. Andiamo avanti, passiamo alla prossima, ultima partita di domani alle 15, che poi sono quelle che mi interessano di più, perché io quando gioco, se gioco una bolletta, non gioco mai le partite delle prima e dopo, perché altrimenti perdo tutto il gusto. Perdi il filo del discorso. Ma no, perché poi se perdo la partita delle 12:30, quelle delle 15, posso già buttare via la bolletta, per cui almeno mi lascio questo. Sei troppo pessimista. Mi lascio sto sfizio, ecco. Allora, ultima partita delle ore 15 di domani, Udinese-Milan. Udinese-Milan... questa è una bella partita, secondo me. Ha una partita molto, ma molto interessante, dove mi aspetto una bella girandola di gol, con il Milan che si sta ritrovando, anche con un po' di fortuna, se vogliamo, però sentir parlare di cura Gattuso mi viene un po' di brivido. Troppo poco. Chiedi un po' ai tifosi laziali. Sì, però c'è un gomito di... appunto sto dicendo! Ah, tu parli del VAR. No, però ti prego, del VAR deve essere una battaglia importante per tutti, perché che ci possano essere delle criticità è oggettivo, però parlare di malafede a questo punto non ci sto, perché senza il VAR poi la malafede dilaga ancora di più. Quindi il sospetto il VAR almeno lo attutisce, quindi se c'è un qualcosa che non è ancora efficace ma comunque una cura, io mi tengo la cura. Da perfezionare certamente, ma da qui a dire che si possa pensare di eliminare questo strumento utilissimo vuol dire davvero essere degli italioti della peggiore specie, dei conservatori e dei vigliacchi, perché poi parliamoci chiaro, il VAR è una tutela per la cultura dello sport del domani, noi dobbiamo pensare anche ai ragazzi che verranno dopo, agli arbitri che si sentiranno più tutelati dalla presenza di questo
strumento. Il problema è psicologico in questo momento, perché il VAR toglie l'azione, toglie un po' di responsabilità in più all'arbitro, che si sente un po' delegittimato. Però secondo me, se andiamo avanti e cerchiamo di limare tutte le criticità di questo nuovo strumento, non possiamo che trarne beneficio. Stiamo andando in eravamo in anticipo e siamo in ritardo. Udinese Milan, abbiamo detto allora. Gol, io giocherei gol, perché è una partita dove gli attaccanti. Benevento Napoli, penso che un 2 ci sia proprio azzeccato, non c'è possibilità di scambio. No, io giocherei 2, però onestamente farei molta attenzione a non subire gol e giocherei 2 con handicap. 2 handicap. Ultima partita si gioca lunedì, poi vorrei capire per quale motivo. Lo spezzatino, sì. Sì, Lazio-Genoa alle 20:45 di lunedì. È una partita tutto sommato dall'esito non scontato, perché naturalmente la Lazio è nettamente favorita, perché dal punto di vista del gioco è superiore alla squadra di Ballardini, però onestamente il Genoa, visto in casa della Juventus, non mi è dispiaciuto del tutto. Sì. Non ha certamente la forza per controbattere colpo su colpo al gioco della Lazio, però non è una partita dall'esito scontato come poteva sembrare la stessa Roma-Sampdoria, quindi io giocherei 1x per essere tranquillo. Bene Luca, io ti ringrazio come al solito anche di questo secondo tuo intervento in trasmissione, ci risentiamo prossimamente, buona domenica e buon calcio. Buon fine settimana a tutti e buon proseguimento di trasmissione. Grazie Luca, ciao, ci risentiamo, chiudiamo il collegamento con Luca Cirillo e andiamo subito al nostro prossimo ospite che stavamo chiamando in precedenza, mi ha mandato un messaggio ma non ho fatto in tempo a rispondere, insomma. Vabbè, non c'è problema, lo chiamiamo immediatamente ed è un redattore di calcionapoli1926.it, vi ho detto che Maria Ferriera non è potuta essere qui stamattina, insomma l'influenza l'ha colpita durante la notte, ci eravamo messi d'accordo ieri sera, ahimè non ce l'ha fatta a venire questa mattina. Salutiamo e ringraziamo di essere con noi Salvatore Amoroso. Salvatore, buongiorno. Buongiorno Ello, ciao a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Amore. Buongiorno. E allora, Salvatore, un tuo giudizio, visto che ti sei occupato anche tu di mercato, su questo non mercato del Napoli. Perché accadono queste cose? Perché secondo te, insomma, come società non riusciamo ad avere un appeal, ancora questo grosso appeal verso calciatori, oltretutto nemmeno di prima fascia, ma diciamo così di secondo ordine? Allora, insomma, il mercato del Napoli è stato praticamente nullo, è stato in entrata chiaramente, è arrivato solo Masciash, in uscita invece Maximovic e Giaccherini sono andati via perché trovavano poco spazio, quindi per giocarsi al meglio le proprie carte hanno preferito andare via, direi anche giustamente. Il Napoli ci ha provato comunque a fare mercato, ci ha provato dall'inizio con Berti e c'era anche riuscito perché insomma con il Bologna c'era l'accordo anche con Berti, poi ha deciso di restare lì a Bologna per completare il suo percorso di crescita e però poi è andato male questo acquisto. In secondo momento ci ha provato con Younes, soprattutto l'aveva preso, il calciatore ha scelto anche lui di restare con l'Ajax per questi altri 6 mesi, problemi familiari, insomma è la notizia ufficiale per cui non è arrivato da subito, e poi ci ha provato per Politano ad arrivare con un'offerta fino a 30 milioni di euro. Il Sassuolo ha fatto orecchio da mercante, non ha mai ascoltato le proposte del Napoli tranne negli ultimi 10 minuti di mercato, quando ovviamente l'offerta non poteva più andare a buon fine. Il Napoli quindi ci ha provato, hanno tutti detto di no, quindi appunto manca quella appeal che dicevi tu, però forse non è solo problema di appeal, ma è anche di problema caratteriale dei calciatori, perché Verdi ha scelto di non arrivare al Napoli perché aveva paura di fare troppa panchina. Se tu credi nelle tue caratteristiche, se credi nelle tue potenzialità, forse ci vai a giocarti anche le minime possibilità che hai, perché comunque è un passaggio da una squadra di medio-bassa classifica come il Bologna ad una squadra di primo ordine come il Napoli, che attualmente chiaramente lotta, almeno ci lotta appunto per lo scudetto. Poi il mercato si sa, è appunto un mercato insomma dove tutti provano a fare del loro meglio, cercano anche di mettere il bastone tra le ruote come ha fatto la Juve con noi. Non è che la Juve era interessata a Politano, questo è bene sottolinearlo, era interessata invece ad una mossa di disturbo al Napoli, più la squadra avversaria, di prima avversaria, non riesce a non rinforzarsi, per la Juventus è meglio. Questo è un discorso però che può fare solo in questo senso, cioè la Juve può disturbare il Napoli sul mercato, il Napoli non può farlo con la Juventus, perché chiaramente la Juve quando acquista qualche calciatore lo fa a prezzi elevati, offrendo anche ingaggi molto, molto elevati, il Napoli non può mai intromettersi nelle loro trattative, può farlo invece la Juventus con noi, quindi è un problema anche di fatturato, insomma, quindi quando sa arrivare al di fatturato non dice sciocchezze.
purtroppo il problema è che il Napoli ha ancora, deve crescere a livello anche di fatturato per attrarre anche i calciatori più forti, cioè i top player, che mancano comunque, perché non arrivano quasi mai a Napoli top player già affermati, se non in qualche caso raro. E quindi si cerca sempre, insomma, di prendere il calciatore più giovane per farlo crescere e poi provare. Salvatore, ti interrompo. Sì. Il Napoli non ha preso nuovi calciatori, ne ha persi due, lo hai già detto tu, lo avevamo già detto in precedenza, Maximovic e Giaccherini. Questo fatto con una rosa, diciamo così, ancora più scarsa in quanto al numero di calciatori, anche se è arrivato Masciacci e Tonelli, è stato reintegrato in prima squadra, nel senso che fa parte adesso del gruppo, è stato anche inserito nella lista UEFA, ma ti chiedo, secondo te, inconsciamente, questo inconsciamente lo metto tra virgolette, la squadra ha deciso già o comunque deciderà di puntare solo ed esclusivamente al campionato in considerazione appunto di questo scarso mercato? Credo proprio di sì, il Napoli punterà solo al campionato, magari proverà inizialmente a giocarsi anche le proprie carte in Europa League, però il Lipsia è un avversario molto molto duro. La squadra rosa appunto è corta, con le cessioni anche di Giaccherini e Maximovic, che seppur utilizzati pochissimo potevano dare una mano anche in campionato, in competizioni appunto della competizione europea, però Sarri ha scelto, insomma, secondo me, così come tutto il gruppo, di puntare solamente sul campionato, chiaramente lasciando sempre una piccola speranza, una piccola luce anche dalla porta dell'Europa League, perché comunque è una competizione molto importante. Sarri in conferenza stampa qualche settimana fa disse appunto che il Napoli non è che ha questa bacheca europea così svolta, quindi punteranno comunque a giocarsi anche l'Europa League. La vedo un po' più difficile però come scelta, perché lottare su due fronti con una rosa abbastanza corta è un po' complicato, quindi chiaramente l'obiettivo del Napoli si sa dall'inizio della stagione, il campionato, si vuole provare questo sogno, certo. Credo assolutamente che il Napoli proverà soprattutto a puntare sul campionato, sulla Serie A, che comunque manca da tanti anni. Certo, e parlando di campionato, domani giochiamo nel posticipo serale a Benevento contro il Benevento, all'andata fu un 6-0, insomma ci accusarono anche di non avere pietà di una squadra che perde 6-0, insomma il Napoli continuava ad attaccare, c'era Mertens che si divertiva da morire lì davanti, veramente tutta la squadra per la verità. Domani andiamo a giocare contro un Benevento che nel frattempo è cambiato completamente, nel senso che ha cominciato a fare qualche punto, per ora ne ha solo 7, è passata nelle mani di De Zerbi, e il Benevento ha sì fatto un mercato, ha fatto un mercato importante per una provinciale, ha portato a casa alcuni calciatori importanti, non ultimo Sagnà, proprio in chiusura di mercato, ex Arsenal, ex City, insomma un Benevento diverso, ma quante possibilità può avere un Benevento contro il Napoli lanciato alla conquista di qualcosa di così importante? Guarda, in realtà ti dico che spero che continueremo a divertirci e continueremo ad essere senza pietà anche nella prossima partita con il Benevento, perché sono sempre 3 punti, sia che vinci 1-0 sia che vinci 6-0, però certo, dare anche spettacolo, divertimento con tanti gol va bene a tutti, sia i tifosi del Napoli che a quelli del Benevento. Chiaramente le possibilità del club campano di seconda fascia in questo momento, perché il Napoli è primo, loro sono ultimi, quindi sono due opposti che giocano contro, chiaramente sarà quasi a senso unico, una piccola speranza c'è sempre per tutti, perché si parte sempre da 0-0 in 11 contro 11, quindi la possibilità che il Benevento faccia qualcosa di straordinario c'è, perché è chiaro che sia così nel calcio, solo che i calciatori del Napoli sono assolutamente di un altro livello, nonostante anche l'arrivo sia di Puglioni in porta per il Benevento, di Bakary Sagnà, però che sono giocatori anche di più esperienza, però credo che il Benevento assolutamente abbia pochissime opportunità, quindi spero che Mertens possa continuare a divertirsi anche domani, perché c'è bisogno dei suoi gol, così come anche di tutti gli altri, però il Napoli chiaramente non deve prendere sotto gamba questa partita, perché il Benevento ha, anche poco fa il direttore sportivo del Benevento ha chiesto ai suoi una prestazione importantissima per continuare a coltivare il sogno salvezza, che pure quasi impossibile, però non è così scontato, insomma, perché ricordiamo anche l'anno scorso il Crotone riuscì nella magica salvezza, insomma, con tante vittorie messe in fila una dietro l'altra, riuscì a salvarsi. Il Benevento chiaramente i tifosi possono sognare finché la matematica non li condanna, ma ripeto, chiaramente le opportunità dei giallorossi sono ridotte al minimo, sono ridotte all'osso, e il Napoli chiaramente deve vincere per continuare sulla scia positiva. La Juventus giocherà ancora prima di noi, quindi si conoscerà già il risultato della Juve, ma il Napoli ha bisogno di 3 punti per continuare questo sogno scudetto, che ormai
quest'anno essere il primo e l'unico obiettivo del Napoli. Se qualcuno mi sta guardando su Facebook avrà visto, a un certo momento mi è scappato un mezzo sorriso. Chiaramente non era riferito a quello che stava dicendo Salvatore al telefono, ma era riferito al fatto che io ho soltanto aperto la bocca per dire una cosa a Daniele al di là del vetro, non ho pronunciato nemmeno una parola per intero, lui ha capito esattamente quello che volevo. Infatti sta provando a chiamare il nostro prossimo ospite. Io credo che tra l'altro abbiamo un problema di connessione, lo comunico a Daniele. Sì, penso proprio di sì. Vediamo, io almeno non riesco più ad avere, fammi vedere, no, ha ripreso. E allora Salvatore, andiamo avanti. E allora c'è questa Juventus che giocherà domani, diceva il nostro amico Luca Cirillo, contro la Sassuolentus. Chiaramente non avrà nessun tipo di difficoltà, immagino. No, la Juventus giocherà appunto contro il Sassuolo, che quest'anno ha fatto vedere poche cose positive. Solo con gli Achini inizialmente ha fatto qualche punto in più, però i giocatori del Sassuolo non sono più motivati come erano magari qualche tempo fa, quando sono saliti in Serie A. Berardi non è più lo stesso calciatore di prima. Magari chiaramente il Sassuolo ha contro la Juventus le stesse possibilità del Benevento contro il Napoli, mi sento dire, perché la Juventus soprattutto in casa è una macchina da guerra, certo. Non si ferma mai, macina vittorie su vittorie. E poi una vittoria della Juventus chiaramente farebbe scavalcare ancora il Napoli, così come è successo la settimana scorsa, e si mettono comunque in una posizione di classifica al primo posto, dove di solito sono a più due dal Napoli. Quindi la Juve, certo, ha la classica fame di vittoria come da almeno 6 anni a questa parte, senza contare gli anni precedenti, ovviamente, e vuole stare più in alto di tutti. L'ha detto anche Steiner ieri al microfono di Sky Sport. La Juve vuole vincere come sempre, tutti gli anni vuole vincere tutto, non hanno paura del Napoli, ma il Napoli non deve avere paura nemmeno della Juventus. Sono d'accordo. Se quest'anno il Napoli riesce a giocare così, a vincere anche delle volte in maniera più difficile delle altre volte, non giocando magari in modo spettacolare come fa di solito, significa che una crescita c'è stata, significa che comunque il gruppo è unito, soprattutto quando qualcuno va in difficoltà c'è sempre qualcun altro pronto a dare una mano. Quindi la Juventus credo che vincerà facilmente, ma il Napoli poi deve giocare, come si può dire, col sangue agli occhi, insomma, così come tutte le partite che sta facendo, onestamente. Esatto. Io, senti, non lasciare nemmeno un centimetro alla Juventus. Assolutamente. Senti, una cosa che mettiamo in risalto tutti quanti, la squadra, Sarri, l'unione tra di loro, però questo mercato ha messo in risalto invece la povertà dell'organizzazione societaria del Napoli. Insomma, se si arriva ad un mercato riparatore, ci si comporta come si è comportata la società Calcio Napoli, significa che di fondo c'è una mancanza proprio di organizzazione, mancano degli uomini importanti in una società, sono quelli che devono preparare un lavoro per cui quando poi si comincia, si apre il mercato, questo lavoro è già fatto per quasi al 90%, bisogna solo chiudere, ed ecco, in quel caso si può pure chiamare il presidente per mettere la firma, lui o Chiavelli, l'amministratore delegato, cosa che invece non succede mai, perché si comincia il mercato, giunto ricomincia i suoi le sue telefonate, i suoi incontri, e poi insomma non si riesce perché bisogna tutto preparare tutto prima, mentre invece nel Calcio Napoli c'è soltanto un presidente, c'è giunto e poi c'è l'allenatore. Insomma, voglio dire, mancano proprio gli uomini per poter organizzare al meglio la vita di una società. Esatto, sì, credo che il mercato, soprattutto quello di riparazione, vada fatto all'inizio di gennaio, non per arrivare all'ultimo giorno provando ad offrire il più possibile per far accettare una squadra come il Sassuolo, che comunque non ha, per esempio, come il Sassuolo, comunque non ha bisogno di tanti introiti, perché è una società sempre positiva di bilancio. Quindi manca qualcosa a Napoli a livello societario, manca insomma quello che per la Juve sono Marotta e Paratici, perché lavorano in coppia, mentre a noi c'è solamente Giuntoli che prova a fare qualche trattativa, e poi l'inserimento del presidente, che deve sempre intervenire in quasi tutte le trattative per convincere poi o la squadra o il calciatore ad accettare il Napoli. Quindi manca, è quell'appello di cui parlavamo prima, perché sì, chiaramente, no, un discorso è se ti viene a chiamare la Juventus, ti dice vieni a giocare da me e ti riparla o Nedved, sì, o però, Marotta, vedi, o Paratici, sì, però scusami Salvatore, scusami, sì, se il Napoli fosse ultimo in classifica sarei d'accordo in questa cosa, certo, ma dove mi viene a giocare? Mi fai giocare una squadra che sta lottando per la... Ma il Napoli in questo momento è in testa alla classifica, nemmeno questo serve da appeal per i calciatori, e questa è la cosa strana, capisci? No, il problema è che alla fine negli ultimi anni chiaramente ha vinto sempre la Juventus, quindi
un calciatore di media classifica, in questo caso hanno trovato anche la scusante, insomma, del poco minutaggio, perché Sarri non l'avrebbe fatti giocare, ma così come non giocherebbero nemmeno nella Juventus, perché c'è per esempio Bernardeschi che ha scelto la Juve, però sapendo anche di non giocare come quanto giocava nella Fiorentina precedentemente, quindi è un problema più di appunto societario, secondo me, perché scegliere la Juventus è un discorso, forse scegliere il Napoli è un altro, perché comunque non c'è quell'importanza nemmeno europea o comunque a livello italiano, perché il Napoli, ricordiamo che è insomma, in classifica così in alto non da quanto tempo è la Juventus, certo. da una decina d'anni è comunque lotta per i primi posti, senza però mai portare qualcosa a casa, quindi forse i calciatori vedono che magari si lotta, poi alla fine vince sempre la stessa squadra, quindi manca forse anche questo qui, anche magari vincere fa... aiuta anche molto. Mancano perché... anche le alleanze. A proposito di questo, dalla regia mi hanno mandato sul computer qui in regia una bella fotografia tratta da LinkedIn, dove mi fanno vedere la foto di una bella ragazza che si chiama Camilla Carnevali, che è Brand Management Junior Specialist presso Juventus Football Club. È la figlia di Carnevali, che sarebbe... Quindi il cognome non inganna, insomma, no, c'è poco da ingannare, lo si sapeva, dalla regia sono stati pronti, mi hanno mandato questa bella foto che conferma quello che mi dicevano poco fa. Vabbè, insomma, le alleanze sono queste, quindi mancano. Sì, la Juventus ha tante squadre satellite dove manda anche i suoi giovani per farli crescere, Sassuolo, Chievo Verona, Atalanta, ci sono tanti giocatori della Juventus in tutte queste squadre, per esempio nella Juve ci sono Spinazzola, Caldara, sono tutti calciatori forti di prospettiva, ma che un giorno giocheranno comunque nella Juventus perché fanno già parte anche della nazionale italiana, per esempio. Il Napoli non ha queste squadre, forse solo ultimamente il Chievo e il Carpi. Quindi nessuna squadra nemmeno di livello. La Juventus ha circa 12 o 13 giocatori che manda in prestito in queste squadre minori, soprattutto di Serie A, qualcuno anche in Serie B, per farli crescere e poi rivalutarli, magari inserirli anche in qualche scambio per avere giocatori più forti da queste squadre minori. Mm-hmm. Quindi la Juve è più organizzata a livello societario sicuramente del Napoli, e questo forse rende la Juve anche più vincente degli azzurri. Ma noi chiaramente il Napoli deve fare di tutto per lottare, quest'anno deve essere l'anno giusto, non può, deve essere l'anno giusto, perché comunque non sono d'accordo, non sono d'accordo di più. Esatto. Vabbè, Salvatore, io ti ringrazio di essere stato con noi questa mattina, un saluto a te e a tutti i redattori di Calcio Napoli 1926, in particolare a Maria che ha letto, che doveva essere qui stamattina, ha letto con la febbre. Vabbè, grazie a te, grazie a Celeste Maione, a tutto lo staff, ci risentiamo la prossima settimana. Ciao bello, ciao a tutti gli ascoltatori dell'amore, seguite sempre Calcio Napoli 1926.it. Ciao. Ciao. Chiudiamo il collegamento con Salvatore Amoroso, andiamo all'ultimo ospite come al solito del sabato mattina. Nel frattempo c'è l'ufficialità di Biagio, che sarà il CT traghettatore della nazionale. È chiaro che è stato detto, gli è stato chiesto ad Alessandro Costa Curta, neo subcommissario della federazione, è stato chiesto: ma se Di Biagio vincesse le prossime tre amichevoli per 4-0, dimostrando anche un bellissimo gioco, potrebbe essere lui a rimanere? Beh, ha detto Costa Curta, probabilmente un pensierino lo potremmo anche fare, ma vediamo anche lui che ne pensa, ma parleremo prima di Napoli e di mercato, e poi vedremo anche il suo pensiero in merito alla nazionale e a chi è stato scelto come traghettatore. Fabrizio Ferrari, ciao Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a voi. E allora Fabrizio, parliamo subito di questo mercato, non mercato del Napoli, che idea ti sei fatto lì dalla tua isola felice? Ma io penso che il Napoli, alla fine, conoscendo anche Maurizio Sarri, lui sappiamo che prima di inserire un calciatore ha bisogno dei suoi tempi, l'abbiamo visto in passato, quando sono arrivati i giocatori, per cui alla fine è un mercato che a lui va bene, cioè nel senso, se mi porti un giocatore di qualità, hai fatto l'esempio paradossale di Sané o Sterling, va bene, ma se devo prendere un giocatore su cui ci devo lavorare, quindi prima che possa scendere in campo ci possono volere dei mesi, preferisco avere quelli su cui sto lavorando da quest'estate. Certo. Non so se sono chiaro. Assolutamente chiarissimo. Abbiamo visto con Regini, Grassi e Paoletti in questi due anni di mercato di gennaio. Senti, è chiaro che questo mercato di riparazione ha messo in luce una cosa
molto importante. Se c'è una grande squadra e un buon allenatore, un ottimo allenatore, che cercano di portare avanti un disegno, un'idea, un gioco e mirano a qualcosa di importante, dall'altra parte però si sono visti tutti, diciamo, i lati negativi di una società che non c'è, perché insomma c'è solo un presidente congiunto lì che fa da direttore sportivo, ma poi non ci sono delle figure importanti che possono rappresentare il Napoli, che possono cercare di creare alleanze. Insomma, manca, diciamo, una parte della società che qui al Napoli non è mai esistita, perché a quanto pare a De Laurentiis non piace avere tanti e troppi collaboratori. Ma questo è un giudizio che forse voi da lì potete dare in maniera migliore rispetto a quello che posso dare io dall'esterno. È chiaro, fare un esempio con una società come la Juventus, che comunque da anni è strutturata non dimentichiamoci che il Napoli, insomma, adesso una quindicina d'anni fa, aiutami con gli anni, si trovava in Lega Pro. De Laurentiis l'ha presa comunque dopo un fallimento, quindi ha dovuto ricostruire un po' tutto, per cui adesso è in testa alla classifica, per cui vanno dati anche i meriti a questo presidente. Chiaramente fra le cose su cui bisogna puntare c'è anche questa, diciamo che con Benitez era arrivata appunto un'anima internazionale con i giocatori che aveva portato lui, e comunque un allenatore che aveva vinto qualcosina, insomma, in Europa, una Champions League, un'Europa League o due Europa League se non erro, e cioè praticamente il percorso è ancora lungo, ecco. Mm-hmm. Senti, ti chiedo, con una rosa a disposizione di Maurizio Sarri, che si è così anche assottigliata, avendo perso Maximovic e Giaccherini, non giocavano mai, ma comunque erano dei potenziali, così, delle potenziali seconde linee. Pensi che, tra virgolette, la squadra faccia ancora di più la scelta di concentrare tutto sul campionato? Ma io credo di sì, perché non penso che se provi a... cioè chiaramente l'intenzione di rispettare l'impegno in Europa League ci sarà, però l'occhio di riguardo nei confronti del campionato, anche e soprattutto perché la Juve punterà a un certo punto sulla Champions, uh-huh, e quindi qualcosina te lo potrà concedere, e quindi devi essere pronta ad approfittarne. Se anche tu il giovedì sarai impegnato in Europa League, rischi, insomma, di perdere qualcosa. Con questo non mi aspetto che alla prima occasione il Napoli ti faccia eliminare, questo no, però che magari i giocatori che hanno meno spazio normalmente possano trovarlo in questa competizione, perché basta anche una trasferta un po' lontana che ti toglie comunque energie, ti devi allenare la mattina sul posto, non puoi lavorare come lavoreresti a Castel Volturno, sono tutti particolari, sembrano secondari. Certo, se volete vi faccio un esempio di una situazione diversa, nel senso che comunque Sarri nel 2002-2003 andò avanti in Coppa Italia e la vinse. Sì, cioè, sì. E arrivò secondo in campionato e vinse i playoff. Sì, mi ricordo. L'avevi già detto questa cosa. Sì, però sì, questi sì. Sono, cioè, si parla di Serie D, lì magari la trasferta la dovevi fare a Isernia, cioè la facevi dalla Toscana, era comunque impegnativa, però non è che dovevi prendere l'aereo e andare magari in Germania, certo. Cioè, adesso ho fatto un esempio, per cui le cose sono cambiate e dubito che possa esserci una concentrazione dei titolari in tutte e due le manifestazioni. Assolutamente. Senti, domani si gioca questo Benevento Napoli e alle 15 invece la Juventus giocherà contro il Sassuolentus, che sarebbe poi una seconda squadra della Juventus. Scherzi a parte, Juventus Sassuolo alle 15 e Benevento Napoli domani sera alle 20:45. Non cambierà nulla dopo questa giornata di campionato? Beh, il campionato ha dimostrato, visto comunque a Verona il Napoli ha perso punti, la Juventus ne ha persi a Bergamo, per cui tutto può accadere. Sulla carta quello che hai detto tu sembrerebbe scontato.
non bisogna mai sottovalutare gli impegni, perché no, se no rischi che dopo un minuto ti trovi sotto con il Bologna, e poi dopo la partita magari con l'aiuto del pubblico e del tuo gioco riesci a rimetterla a posto. Ma le esperienze col Palermo dell'anno scorso ci insegnano a non sottovalutare mai gli impegni. Questo vale per il Napoli ma anche per la Juve. Io sono curioso di vedere chi farà il primo passo falso, ecco, chi è che concederà qualcosa all'avversario. Questo un po' tutti lo sanno, tutti sperano a Napoli che sia la Juve, e i tifosi juventini in tutte le parti d'Italia magari sperano che sia il Napoli a farlo. Non credo, ecco, possa essere questa giornata a dare una svolta. Certo, senti, un tuo parere su un paio di squadre che sembravano essere lì pronte a balzare davanti addirittura a Napoli, a Juventus, un paio di mesi fa. Parlo di Inter e di Roma. La Lazio, insomma, sta facendo la sua brava figura, ma Inter e Roma, questo crollo, come te lo spieghi di tutte e due le squadre? Beh, di Inter, bene o male, quest'estate si parlavano, si facevano i nomi di Maria, Vidal, cioè insomma si parlava di nomi di giocatori importanti, perché cioè, mi sembrava che questo Zhang potesse spendere cifre inenarrabili. In effetti lo ha fatto anche in passato. Il problema è che poi dopo adesso non può più spendere, e quindi l'Inter si ritrova con parte della rosa dell'anno scorso. Sì, sono arrivati Skriniar, Vecino, Borja Valero, ma non erano i giocatori che si aspettavano i tifosi dell'Inter. Al contrario, alla Roma cioè, è arrivato Monchi con un curriculum con tante vittorie di Europa League al Siviglia, e quindi i tifosi della Roma pensavano che lui fosse arrivato per fare un mercato importante. In realtà Monchi era arrivato per vendere, perché è una persona che è brava a vendere. E infatti che cosa ha fatto? Ha venduto i giocatori che aveva trovato Sabatini, certo. E vedi Salah, Paredes, sì. Rudiger. Però per ora non stava riuscendo a vendere anche Dzeko, insomma. Sì. Comunque voglio dire, Dzeko, non dimentichiamo che è stato il capocannoniere con Spalletti, sì. Però se vogliamo fare un'analisi di quello che sta succedendo alla Roma, la Roma per eguagliare il record di punti di Spalletti dell'anno scorso dovrebbe vincere le prossime 16 partite, obiettivo direi impossibile, e per cui tanto criticato l'anno scorso perché faceva giocare Dzeko e non Totti, però chi l'ha sostituito non è riuscito a fare meglio. L'Inter quest'anno ha dovuto far giocare Santon, Ranocchia, per fortuna di Spalletti un paio di rinforzi sono arrivati, ma adesso con questi rinforzi l'Inter potrà cercare di mantenere la posizione che ha per la Champions League, però non è che è diventata una squadra imbattibile che può puntare alla vittoria dello scudetto. Certo. Bisogna essere anche realisti, in questo caso chi per un motivo, chi per un altro, era preventivabile che prima o poi sarebbe crollato. Io sulla Roma l'avevo detto, così come avevo detto che l'Inter era corta. Anche la rosa del Napoli rispetto a quella della Juve è un po' più corta, ammettiamolo. Certamente, assolutamente. Senti, l'ultimissima ti chiedo a proposito della nazionale, insomma, ne parlavo prima, è stato annunciato che Di Biagio sarà il traghettatore di questa nazionale nelle prossime tre uscite, nelle prossime tre amichevoli. Mancini, Conte, Ranieri e Ancelotti, chi tra questi nomi, scelti a quanto pare anche dal vicepresidente Costacurta, pensi che sarà quello che alla fine sarà il nuovo CT della nazionale? Ma io quello che sarà non lo so, io spero che sia Ancelotti, spero che non sia Mancini, perché Mancini, voglio dire, ha una stampa molto favorevole, però per esempio non sta riuscendo a vincere il campionato russo, dove è riuscito a vincere con merito Spalletti, dove è riuscito a vincere l'anno scorso Carrera, ha vinto al Manchester City un campionato all'ultimo minuto dove Ranieri è riuscito a vincere con una squadra che non era favorita a molte giornate dalla fine, e in Italia ha vinto con un Inter dove non c'era la Juventus migliore, che era in Serie B, un altro campionato l'ha vinto all'ultima giornata contro la Roma di Spalletti, e non dimentichiamoci che aveva una squadra con gente come Ibrahimovic, Zanetti, Cambiasso, in Europa non ha fatto niente, l'anno dopo, due anni dopo Mourinho ha vinto la Champions League, ha fatto il triplete. Mi sembra che siano numeri questi.
Certamente, certamente. Senti, io non posso far altro che ringraziarti come al solito. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Spero di riaverti anche come al solito ogni sabato mattina. Ti ringrazio, ti auguro buon calcio, buon fine settimana. Ciao, ciao, ciao. Buon calcio anche a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao. Chiudiamo il collegamento con Fabrizio Ferrari, ricordo allenatore.net. E allora, con questo, con Fabrizio, noi chiudiamo questa puntata di quest'oggi di Amore Azzurro. Abbiamo parlato di vari argomenti, abbiamo parlato di un mercato che non è esistito, abbiamo parlato anche un po' di nazionale, un po' del Napoli, un po' del campionato in generale, ma spero che il tutto sia stato di vostro gradimento. Ringrazio tutti quanti voi che avete ascoltato la nostra emittente Radio Amore Campania, ve lo ricordo. Ecco, dalla regia mi alzano il volume giusto per sottolineare Radio Amore Campania e niente, ci risentiamo con il mio programma mercoledì alle ore 17 con Amore Azzurro. Non mi resta altro che ricordarvi sempre Forza Napoli! Amore Azzurro, interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli, il campionato di Serie A, la Europa League, la Serie B e tanto altro, in collaborazione con calcionapoli1926.it. In onda il mercoledì alle 17 e il sabato alle 11, naturalmente su Radio Amore. Amore Azzurro è stato offerto da Poldo Takeaway Pub, via delle Pomeo 430 e in via Giulio Cesare 85, Carpe Diem Metro Pizza. Carpe Diem, cogli l'attimo. Lama Optical, dal 1977 la soddisfazione del cliente per la crescita del gruppo.